strade della Liegi, Bastogne Liegi, quarta prova di Coppa del Mondo. Siamo in questo momento sulla Côte du Rosier, a 67 km dalla conclusione. Ci sono 5 uomini al comando. Quello che veniva indicato come il grande favorito di oggi, Laurent Jalabert. Quindi l'ex campione del mondo Lance Armstrong, poi il leader dell'MG Technogym Gianni Bugno, poi Bowmans e lo svizzero Gianetti. Hanno un vantaggio di una trentina di secondi su un altro gruppetto che comprende Bartoli e Casagrande, poi Imboden, poi il vincitore dello scorso anno Berzin, quindi Jimenez, poi il compagno di squadra di Jalabert Zülle, quindi il leader di Coppa del Mondo Musseu, poi Marco Pantani, quest'oggi in grande spolvero sulle prime cote di questa Liegi-Bastogne-Liegi, e quindi Maurizio Fondres. Eccolo qui il gruppetto dei fuggitivi, vedete Bowmans della Novel con il numero 171 di fronte a Bowmans in questa inquadratura dall'altro, in quarta posizione vedete Laurent Jalabert, poi a scalare Bugno, Gianetti e quindi Lance Armstrong. Ecco qui il percorso della Liegi-Bastogne-Liegi, un percorso che misura complessivamente 261 km, come vi ho detto siamo sulla Côte de Rosier e questo vuol dire che ne mancano all'arrivo ancora tre, la Côte de l'Abequé inserita quest'anno al posto della Côte de l'Orsay, poi la mitica Redoute, una Côte situata a 37 km e mezzo dalla conclusione, quindi la Côte de Forges e poi quest'ultima ascesa che negli ultimi anni è stata decisiva verso Aon, dove ha appunto posto l'arrivo della quarta prova di Coppa del Mondo. Vediamo rapidamente le squadre al via quest'oggi, soprattutto i corridori più rappresentativi, la Gavis Ballan con Berzin, vincitore lo scorso anno, la Motorola con Lance Armstrong, che vedete inquadrato in questo momento con il numero 11, in questo gruppettino di 5 atleti che è al comando della corsa quando siamo a 65 km dalla conclusione, quindi la Carrera Tassoni con Pantani e Chiappucci, Pantani che si trova nel gruppetto a 30 secondi dai fuggitivi, poi la Mapei GB con Tony Rominger, Gianluca Bortolami e con il leader di Coppa del Mondo Johan Musso, la MG Technogym con Bugno che è in questa fuga, Cassani e Rolf Sørensen, poi la Lotto Isoglass con Smil, poi le Groupman che ha perso proprio la vigilia della Liegi-Bastogne-Liegi il campione del mondo Luc Leblanc, poi la Mercatone 1 Saeco con Casagrande e Bartoli, anche questi due atleti nel gruppo che insegue i 5 fuggitivi, poi la Festina con Virank, la Lampre Panaria con Maurizio Fondres e Belli. Vedete, sono già stati percorsi 191 km dei 261 in programma e ci davano in questo momento 69 km dalla conclusione. Credo che il dato sia leggermente, sia sbagliato, sia leggermente inferiore il chilometraggio, poiché ci troviamo, come vi ho detto, sulla Côte de Rosier, 67 almeno i chilometri alla conclusione, quindi un paio di chilometri meno rispetto a quelli segnalati. Continuiamo velocemente con la starting list, la Brescialat con Massimo Potenzana, che è stato nel vivo, è stato protagonista della parte iniziale di gara. Vedete sulla destra i telecronisti dell'Eurovisione, dei vari paesi. In precedenza avete visto nel riquadro in alto i telecronisti belgi di lingua fiamminga. Questi è Claude Criqueillon, grande avversario su queste strade di Moreno argentine, più volte battuto dal grande Moreno sulle strade della Doyenne, così è soprannominata la Liegi-Bastogne-Liegi, vale a dire la più antica di queste classiche del nord. Velocemente le altre squadre, la TVM con Rux, la Banesto, quindi la Kelme, poi un'altra squadra italiana, la ZG Sall'Italia con Ghirotto, poi la Castorama con De Las Cuevas, la 9 con Ekimov, Massen, Van Hooydonk, poi la 11 con Laurent Jalabert e Alex Zülle. Mentre vedete il gruppo degli inseguitori, ne approfittiamo per vedere un po' i componenti, vedete Marco Pantani, poi avete visto Sørensen, vincitore dell'edizione del 93, davanti a Sørensen c'è Berzin, poi Zülle, Musso, vedete Maurizio Fondriest, poi il duo della Mercatone 1 Medechini, Bartoli e Casagrande. Il ritardo di questi atleti è di 27 secondi e a capeggiare questo drappello di inseguitori avete visto Imboden della Refin Cantine Tollo. Quindi la situazione, 5 uomini al comando, Jalabert, Armstrong, Bugno, Bowmans e Gianetti, e a 27 secondi il gruppettino che vediamo in questo momento. Naturalmente Sørensen non collabora più di tanto all'inseguimento. Adesso il più attivo è Johan Musso, lo vedete con la maglia di leader
di Coppa del Mondo, Zülle che rimane a controllare la posizione di Musseu e adesso Casagrande che prova ad allungare. In postazione con noi naturalmente Beppe Saronni, e proprio a Beppe vorrei chiedere un parere. Attenzione, avete visto Pondries che prova a scattare. Dobbiamo dire però che questa situazione si è verificata con una mossa di grande potenza, di grande coraggio, ma una mossa eccessivamente, io credo, rischiosa. Ecco, Moreno Argentin che è proprio fuori dalla nostra cabina. Moreno Argentin che per 4 volte ha vinto questa corsa. Dicevo, una mossa diciamo di grande potenza, ma una mossa che potrebbe essere avventata. Cioè Laurent Jalabert che è andato all'attacco da solo sulla Côte de Stoke, pensate, una delle più dure, vedete, questa è la composizione del gruppo inseguitore, e pensate, è andato all'attacco da solo quando all'arrivo mancavano ancora 85 chilometri, poi è rimasto davanti per 6-7 chilometri, poi ha aspettato il rientro di Armstrong, Bugno, Bowmans e Gianetti. Eccolo qui il gruppo dei battistrada, il gruppo con Jalabert che adesso si è accodato. Beppe Saronni, il tuo commento, la situazione e soprattutto il commento su quella che è la prova quest'oggi di Laurent Jalabert. Secondo te troppo sicuro dei suoi mezzi o troppo avventato per quello che ha fatto? Beppe. Sì, buongiorno a tutti e buona Pasqua. D'altra parte, beh, Jalabert è in grandissime condizioni. Buongiorno a tutti e buona Pasqua. Oggi è una corsa in cui i corridori hanno speso tante energie fin dall'inizio, è sempre stata corsa alla grande, vedi che a questo momento già delle prime salite c'è grandissima selezione, strana un po' l'azione di Jalabert che è andato allo scoperto forse da solo e troppo lontano dall'arrivo, però si è formato questo gruppetto, un gruppetto di corridori tra i migliori di questo momento, e soprattutto qui dietro vediamo Pondrest che è molto attivo, uno Zülle che sta coprendo la fuga di Jalabert e due corridori della Mercatone che sicuramente cercheranno di fare qualcosa, e mi pare sia uno di loro che stia scattando. Quindi una corsa che sta entrando in questo momento nel vivo, i giochi sono, direi, c'è stata grande selezione, i giochi sono in parte fatti, ci sono questi due gruppi che cercano di riunirsi e vediamo chi avrà le energie per riportarsi sui battistrada. Ed ora è Bartoli che prova a scattare. Ripetiamo la situazione: quando siamo, come abbiamo detto, sulla Côte de Rosier, Michele Bartoli, erano due gli uomini della Mercatone, uno Saeco in questo gruppettino di inseguitori, ed è Bartoli che tenta di riportarsi sui battistrada. Ricordo, non è molto il divario tra il gruppo dei fuggitivi e gli inseguitori, ricordo davanti Armstrong, Bugno, Bowmans, Gianetti e quel Jalabert che cerca di mantenere, come abbiamo detto, con molto coraggio, forse con un pizzico di rischio di troppo, così cerca di recitare al meglio il ruolo di grande favorito della vigilia. Uno Jalabert che è stato raggiunto, come abbiamo detto, da questi corridori. Buona l'azione di Bartoli che si sta riportando proprio sul gruppettino di Jalabert. Siamo, vedete, alla sommità della Côte du Rosier, questo vuol dire che ne mancano ancora 3 alla conclusione, 65 i chilometri. Adesso vedete, si sono accodati Musseu e Berdin, ricordiamo vincitori dello scorso anno, dietro rimane Rebellin, e adesso vedete Maurizio Pondrest che prova a riportarsi sotto, sempre con il controllo di Alex Zülle, compagno di squadra di Jalabert a ruota. Questa è la situazione. Io direi, amici sportivi, facciamo qualche istante di pausa, ci rivediamo tra poco con la quarta prova di Coppa del Mondo, la Liegi-Bastogne-Liegi. Tele Monte Carlo, linea diretta con lo sport. Qual è la sua tribù? La nostra tribù. Torniamo in diretta, amici sportivi, dalla Liegi-Bastogne-Liegi. 60 chilometri alla conclusione. La situazione, al comando i 5 uomini che vedete inquadrati. Bowmans, lo vedete con la maglia della Nobel, una maglia bianca, blu e rossa. Poi sulla sinistra l'ex campione del mondo Lance Armstrong. Quindi davanti a Lance Armstrong con la maglia gialla della Once c'è Laurent Jalabert. In questo gruppo poi uno svizzero, Gianetti e Gianni Bugno. Gianni Bugno che ha cercato di guidare questo quartetto di inseguitori su Jalabert. Un Jalabert che è andato allo scoperto, 62 km 8 alla conclusione viene dato, io credo un paio di chilometri in meno rispetto a questo dato. Come vi dicevo, un Laurent Jalabert che è partito all'attacco a ben 85 chilometri dalla conclusione sulla Côte de Stoke. Prima del break pubblicitario, Bartoli e Casagrande
avevano tentato la lunga ed ecco che prontamente si sono riportati sul gruppo di Gianni Bugno e di Laurent Jalabert. Quindi adesso sono sette gli uomini al comando, eccoli qua, i due ragazzi della Mercatone Uno Seco che sono rientrati, vi li vedete proprio nella scia di Jalabert, ecco Michele Bartoli e quindi Casagrande davanti a sé. Quindi sette uomini adesso al comando della corsa, quando siamo a 60 km dalla conclusione, vedete si parlano in questo momento Armstrong e Gianetti con il numero di gara 41 dell'MG Technogym. Ecco Gianni Bugno che rimane in questo momento nella scia di Jalabert ed ecco la composizione del gruppettino di testa: Armstrong, Bugno, Casagrande, Bartoli, Bowmans, Jalabert e lo svizzero Gianetti all'inseguimento con un ritardo di una trentina di secondi. Berzin, Zulle, Musseu, Pantani, Fondries, Sørensen e quindi Inboden, quindi sette uomini davanti anche Rebellin, quindi Sørensen e Rebellin che naturalmente rimangono a coprire la posizione, il tentativo di evasione del loro compagno di squadra Gianni Bugno. Da dietro, dall'inquadratura dall'alto, mi sembra di scorgere la sagoma di Chiappucci e di Bortolami, che questo è un gruppo, è il terzo gruppo, che si trova però a 1 minuto e 35 di ritardo rispetto ai battistrada. Vedete là davanti la pedalata, vedete che cerca collaborazione Bortolami e naturalmente Schmila anche in quarta posizione. Vedete Bortolami ha un atleta di fianco a sé, dovrebbe, ecco, un atleta dell'MG Technogym. Provano a guadagnare terreno, quindi sette uomini al comando con Bugno e Jalabert, poi il gruppettino con Berzin, Fondries e Pantani a 35 e a 1,25 dai fuggitivi, ecco il gruppettino di Chiappucci e di Bortolani. Beppe. Sì, beh, la situazione è abbastanza chiara, si è formato questo gruppetto qui davanti, ci sono uomini importanti, sono rientrati i due corridori della Mercatone 1, quindi direi è una fuga importantissima, sarà quella che poi così deciderà un po' questa corsa. Dietro ci sono rimasti nel gruppetto dietro corridori come Pantani, Fondres, Berzi e Musseu, che sono i corridori che non hanno compagni di squadra qui davanti, quindi sono gli unici che possono fare un certo lavoro per poter rientrare, sono gli unici che hanno interesse a farlo. Però ci sono, e mi pare che li vediamo adesso gli inseguitori, però ci sono corridori come Sørensen, come Zulle e come altri che non collaborano perché hanno il corridore leader nelle prime posizioni. Ecco, vedete Maurizio Fondries e naturalmente poi in Bode, naturalmente il riferimento di Saronni è quanto mai puntuale, avete visto Sørensen che non lavora, vedete Zulle con la maglia gialla della Once, Zulle che ha in fuga il compagno di squadra Jalabert e uno Zulle che già la vigilia, nonostante il buonissimo stato di forma, le vittorie conquistate, si era detto a disposizione del proprio compagno di squadra Jalabert, uno Jalabert che ha siglato dopo la Freccia Vallone la sua decima vittoria e completando veramente una serie fantastica di successi che comprende Parigi-Nizza, Milano-Sanremo, Criterium Internazionale e appunto adesso la Freccia Vallone. Dobbiamo commentare positivamente, ecco vedete la differenza 30 secondi tra il gruppo di Jalabert e il gruppo di Fondres e Bus, direi che non è un divario incolmabile, direi che ci sono ancora buonissime possibilità. Siamo, vedete il rifornimento, siamo ancora molto lontani, siamo alla Glaze, esattamente adesso 60 km dalla conclusione, ci sono ancora buonissime opportunità per il gruppetto di Fondres di riportarsi sui primi. Dicevamo di Pantani che vediamo inquadrato adesso, in prospettiva giro è sicuramente interessante, sicuramente positivo vederlo tra i primi, vederlo tra i protagonisti in una gara così difficile e massacrante, così come è positivo vedere tra i primi, vedere nuovamente con la voglia di combattere questo Gianni Bugno, accompagnato da due giovani che già si sono fatti notare lo scorso anno, e è un piacere vederli lì davanti, e riferimento diretto naturalmente per Casagrande che adesso va a capeggiare il gruppettino dei fuggitivi e Bartoli, mentre vedete l'ammiraglia della Once con Manolo Saiz che si affianca in questo caso a Zulle, evidentemente cercano un po' di concertare la tattica, anche se mi sembra per quello che riguarda la posizione dello svizzero ormai chiaro, deve rimanere lì e coprire il suo compagno di squadra. Beppe, abbiamo detto e siamo a 1,4 km dalla Cordeve, che un po' un'innovazione, una novità per il tracciato della Via di Bastoglietta. Abbiamo parlato dei giovani, Pantani in prospettiva giro, poi Bartoli, Casagrande e Gianni Bugno. Beppe. Sì, beh, una sorpresa,
una relativa sorpresa, se vogliamo, quella di vedere Pantani qui davanti e essere tra i migliori. Non dimentichiamoci che il finale è adattissimo a lui, una corsa molto dura, quindi adattissima alle sue caratteristiche di scalatore, però c'era da lottare molto all'inizio, lui ha saputo superare bene questa prima fase e lo troviamo lì davanti. Io mi sarei aspettato fino ad ora, vedremo come proseguirà la corsa, un Chiappucci forse un pochettino più pimpante e non un Pantani di davanti, però questo dimostra che il romagnolo ha già una grandissima condizione. Qui stiamo percorrendo, beh sì, Pugno lo aveva detto lui stesso i giorni scorsi che voleva fare in queste classiche dei buoni risultati e soprattutto in questa corsa che è una delle più dure, voleva essere lì davanti, sta dimostrando di rispettare quello che ci aveva detto, vedremo negli ultimi chilometri cosa saprà fare. Questa cotta che stanno affrontando, questa salita che stanno affrontando in questo momento non è durissima, non ha grandissime pendenze e tutti si stanno un po' risparmiando, si stanno un po' marcando perché prossimamente, direi fra un po' di chilometri, una ventina di chilometri penso ci sarà la salita più dura di questa Liegi-Bastogne-Liegi e lì chi rimarrà davanti potrà vincere la corsa. Naturalmente il riferimento di Beppe Saronni è per la Redoute dove usualmente prende corpo quel gruppettino che poi va all'arrivo. Vedete la situazione, tre gruppi che si stanno rincorrendo, quello di Jalabert e Bugno, a 30 secondi quello di Bussi, io aggiungerei anche di Fondrest e Pantani e poi lì è segnalato a 50 secondi, l'ultimo riferimento però ce lo dà a 45, il gruppo di Chiappucci, Bortolani, Schmiller, Rebellini e Jiménez. Quindi è possibile a questo punto qualsiasi rimescolamento, sono ancora molto lontani dall'arrivo, abbiamo detto meno di 60 chilometri, manca ancora questa Côte de Vecchie, della Vecchie che vedremo tra poco, ma soprattutto come diceva Saronni in precedenza la Redoute e quindi è possibile che si fondano questi gruppettini e sarà interessante adesso vedere se da dietro, eccolo qua, mi pare, eccolo qui Chiappucci, è come vi dicevo, si sono fusi i primi due, in pratica il secondo e il terzo gruppettino si sono fusi. Chiappucci, aiutato da Bortolami, si è riportato sul gruppettino di Berdin, Fondri e Stepantani e quindi ci troviamo adesso con i cinque uomini al comando, siamo sulla Côte de Vecchie, lo vedete, una pendenza media dell'8% e una cotta abbastanza lunga, però vedete 4,7 km, abbiamo detto una pendenza media del 4,8%, qualche punta naturalmente superiore, ma non è una salita, ce lo diceva stamattina Moreno Argentin, di quelle spaccagambe. L'unica cosa semmai che può naturalmente far pesare sul conto della fatica è la distanza fin qui già percorsa. Ricordiamo più di 200 chilometri in una gara che ne comprende 261. La situazione, quindi quando siamo sulla Côte de la Vecchie, a 58-59 chilometri dalla conclusione, questi uomini a comando, Armstrong, Bowmans, Gianetti, Jalabert e Gianni Bugno, e a 30 secondi circa, e poi Bartoli e Casagrande naturalmente, e a 30 secondi circa il gruppo con Berzin, Zulle, Musseu, Pantani, Fondriest, Sørensen, Imboden, a cui si sono aggiunti proprio qualche istante fa Chiappucci, Bortolami, Schmil, Rebellin e Jiménez. Quindi una situazione ancora apertissima, 5 secondi per noi. Panaria, ceramica inimitabile. Beppe, vediamo Berdin e il diavolo lì davanti. Sì, beh, diciamo perché questo gruppetto, la situazione è buona, perché con il rientro di Chiappucci, di Bortolami e anche di altri corridori, diciamo sei più stimolato a fare un certo tipo di lavoro. Ci sono dei corridori che sono, come Chiappucci e Pantani, sono compagni di squadra, quindi si può organizzare una rincorsa migliore e cercare di andare a raggiungere i cinque fuggitivi. La situazione in questo momento è buona, bisognerà vedere però, stavi dicendo una cosa importante prima tu, alla distanza, quali sono i corridori, gli atleti che hanno ancora delle energie, perché non dimentichiamoci, da qui in poi si gioca la Liegi-Bastogne-Liegi. Normalmente tutte le corse che non sono di Coppa del Mondo sono al di sotto dei 200 chilometri, qui si va al di fuori, si è passato adesso i 200 chilometri in questo momento, quindi d'ora in avanti dai 200 ai 260 chilometri viene fuori il corridore di fondo, è il corridore che ha grande esperienza e grandi doti, quindi ecco, la corsa si gioca qui, vedremo in questo gruppo quali saranno i corridori che potranno fare un certo tipo di lavoro. E dobbiamo dire, ecco qui il diavolo che è rientrato, un diavolo che forse ha sofferto un po' il repentino cambiamento di ritmo
soprattutto dopo la Côte d'Estocco, dobbiamo dire che i punti classici, i punti più importanti della Liegi Bastogne-Liegi sono proprio la Côte d'Estocco, dopo 176 chilometri, e in quel punto ha sorpreso un po' tutti Jalabert. E la Côte d'Estocco sul Côte à Col, che è il libro che raduna, vedete, 32, rimane sempre attorno ai 30 secondi il divario tra questi due gruppettini. Dicevo, sul Côte à Col, mentre c'è Chiappucci che sta allungando, la Côte d'Estocco è indicata come la seconda salita più dura di tutto il Belgio. Pensate che su quella salita, e a 85 km dalla conclusione, Jalabert se n'è andato da solo, ha lasciato la compagnia alle sue spalle e se n'è andato, per poi essere raggiunto dai corridori che poco alla volta abbiamo visto aggiungersi nella compagnia dei fuggitivi. Vediamo Bugno in prima posizione in questo momento, Bartoli alle sue spalle, ma qui vedete che Chiappucci prova da solo l'inseguimento nella sua scia. Vedete, c'è Zülle, mi sembra di vedere anche la rincorsa di Sørensen, quindi Zülle e Sørensen vanno un po' a proteggere il lavoro dei compagni di fuga. Chiappucci scoppiettante, buona, dicevo, la sua prova soprattutto in vista del Giro d'Italia, però è importantissimo per valutare il fondo degli atleti vedere da adesso in avanti, cioè superata la distanza dei 200 km e soprattutto considerando che di fronte avremo salite impegnative e difficili come la Redoute, poi la Côte de Forges dopo 238 km e quindi questa ascesa finale verso Ahn, su cui è situato il traguardo dopo 261 km e mezzo di gare. E dobbiamo dire che delle classiche del Nord muta completamente lo scenario, abbiamo abbandonato il pavé, però questa è veramente una delle corse più belle e più dure di tutto l'intero arco stagionale. Liegi-Bastogne-Liegi, la Doyenne, la più antica tra le classiche, ma sicuramente anche la più dura. La situazione al comando, li vedete inquadrati, Bartoli, Bugno, Casagrande in compagnia di Armstrong, Bowmans, Giannetti e Jalabert. Allora in seguimento, eccolo qui l'ex campione del mondo Gianni Bugno della MG Technogy con Bartoli, giovane interessantissimo al suo fianco, e a 32 secondi il gruppettino di Pantani, Fondries, Chiappucci, Bortolami e Rebellin assieme a Zülle, Musso e Verdin. Io direi, amici sportivi, facciamo qualche istante di attenzione, no, fermi tutti perché sta scattando Fondries. Avete visto, scatto di Fondries, era partito in precedenza da solo Chiappucci, vedete Fondries e Musso che lo va a tallonare. Vediamo se i due proveranno a riportarsi sul gruppettino, ma mi sembra soltanto un'operazione di tamponamento al momento quella di Musso. Vediamo se gli dà qualche cambio. No, non mi sembra. Rimane sulle sue posizioni Musso, vedete che immediatamente Sørensen e Zülle vanno a fare buona guardia. Ecco Beppe, ecco lo scatto di Chiappucci, scattano a ripetizione Chiappucci e Fondries, e Cimil forse che lo va a riprendere. Non sarebbe meglio secondo te, Beppe, anziché proporre questi scatti, cercare di organizzare un inseguimento sul plotoncino dei fuggitivi? Ma io stavo dicendo proprio questo, quando un gruppetto che sta inseguendo si mette a scattare in modo individuale è un brutto segno, vuol dire che l'andatura non è buona, vuol dire che non c'è collaborazione, vuol dire che nessuno collabora nella rincorsa, e scattando in questo modo non si fa altro che agevolare la fuga, perché non si mantiene alta costantemente l'andatura, e tra l'altro chi scatta spende tantissime energie invece di mettere a disposizione del gruppo per poter inseguire. Quindi in questo momento se scattano vuol dire che non c'è assolutamente collaborazione. Anche perché, come abbiamo detto in precedenza, il vantaggio dei fuggitivi non è molto ampio, mezzo minuto, e mezzo minuto con molti corridori, trovando un accordo, è una distanza che naturalmente può essere neutralizzata. Però questi scatti veramente producono soltanto dispendio di energie poco proficuo per quello che riguarda la causa comune al momento, tranne naturalmente gli atleti della ONSE e della MG Technology, dicevo dispendio di energie inutile e sempre più difficile la possibilità di un ricongiungimento. Ed ecco che adesso Bortolami va davanti a dare il buon esempio, cerca di aumentare gradualmente la velocità del gruppetto inseguitore. Ricordiamo, abbiamo appena doppiato la Côte de la Vecchè, quindi poco meno di 55 km alla conclusione, sempre il gruppetto con Bugno, Bartoli, Casagrande, Armstrong, Bowmans, Giannetti e Jalabert. 35 secondi, quindi ha perso qualche cosa il gruppo inseguitore, un gruppo che comprende, vedete, Bortolami, Chiappucci davanti, Maurizio, Fondries e Marco Pantani, che vedete passare adesso. Sì, mi sembra strano che sia andato a tirare subito così, e Bortolami sta facendo una corsa anche oggi molto generosa, però non a quanto ho sentito dai discorsi dei dirigenti della Mapei dei giorni scorsi, doveva essere il leader di questa corsa e non mi sembra il caso che dovesse essere Bortolami a mettersi a tirare. Però d'altra parte, quando vedi che il gruppetto
non c'è collaborazione e tutti scattano, bisogna che ci sia qualcuno che si metta lì a dimostrare agli altri, vedete, bisogna tirare, bisogna collaborare. Insomma. Sicuramente, tra poco sentiremo anche il parere di Alvaro Crespi, che è qui team manager della MAPEI. C'è qualche problema con il collegamento, ne approfittiamo amici sportivi per fare un istante di pausa, tra poco con la Liegi Bastogne Liegi, Tele Monte Carlo, linea diretta con lo sport. Linea Ergo, nata per lo sport, consiglia ErgoFit per recuperare e prevenire i crampi. Toyota è carina, è tra le cose che restano. 50 chilometri alla conclusione del gruppetto dei fuggitivi, non ha retto al ritmo imposto Bowmans, che si è staccato sulla Côte de Bequet. Rimangono quindi davanti e li vediamo inquadrati: Armstrong, Bartoli, Bugno, Casagrande, Gianetti e Jalabert. Ed ecco il gruppo degli inseguitori, è sostenuto da un Chiappucci particolarmente scoppiettante, è davanti, ha proposto un allungo, vedete che però questi continui scatti fanno sì che non si guadagni tanto. Zulle, che in precedenza era la sua ruota, ora si porta davanti. Chiappucci, in precedenza era andato Bortolami ad allungare, ricordo che in questo gruppo, che però ha perso, continuando a scattare, praticamente c'è lo scatto, poi un rallentamento e non si guadagna nei confronti dei fuggitivi. Quindi il gruppettino che vediamo inquadrato in questo momento e che comprende Pertin, Zulle, Musseu, Pantani, Fondriest, Sørensen, Boden, Chiappucci, Bortolami, Schmiller, Rebellin e Jimenez, ha adesso un minuto di vantaggio. Quindi quei continui scatti che abbiamo visto in precedenza hanno fatto perdere terreno agli inseguitori, da 30 secondi a un minuto. E vedete come non ci sia un accordo per orchestrare, per organizzare un inseguimento nei confronti dei fuggitivi, anche se dobbiamo dire che nel gruppettino di testa, su sei uomini, tre sono italiani: Bartoli, Bugno e Casagrande. Pasqua ha già portato molto bene a Bugno lo scorso anno, che proprio il giorno di Pasqua conquistò il Giro delle Fiandre, e chissà che non porti bene quest'oggi nuovamente al Monzesi. Però in precedenza Beppe Saronni aveva mosso un po' un appunto agli atleti, aveva anche fatto rilevare come Bortolami finora fosse stato l'unico a cercare di dare il buon esempio, cioè non scattare ma fare una buona andatura in testa al gruppo, un'andatura che, se supportata da altri atleti, io direi l'unica possibilità per questo gruppettino di rientrare sui primi. Qui in cabina con noi, lo ringraziamo perché rimane in collegamento con Radio Corsa dandoci le ultime notizie, c'è Alvaro Crespi, c'è un altro allungo davanti, vediamo se è ancora di Chiappucci o quale altro corridore prova ad allungare, però sono azioni, lo dicevamo in precedenza, che non portano vantaggio agli inseguitori, perché poi conseguentemente all'allungo c'è sempre un rallentamento che non solo fa perdere quei pochi secondi guadagnati, ma addirittura l'incertezza che poi ne segue fa perdere ulteriore tempo. Avete visto come nel giro di 4 km il vantaggio dei fuggitivi sia passato da 35 secondi a un minuto. Sentiamo ora il parere di Alvaro Crespi, team manager della MAPEI, che finora ha un po' spadroneggiato sulle strade delle grandi classiche del nord, vincendo Fiandre e Parigi-Roubaix. Adesso ha due uomini nel gruppettino degli inseguitori, mentre eccoci su Jalabert, che naturalmente è uno spauracchio particolarmente importante in questo finale di gara e in questa corsa. Proprio da Alvaro Crespi il suo punto di vista e soprattutto quello che si potrebbe fare per organizzare un inseguimento. Ma effettivamente ha ragione Saronni prima quando diceva che in quella maniera, continuando a scattare dietro, il gruppo non può certo rinvenire sui primi. E infatti vedete la differenza tra come stanno viaggiando il gruppetto dei fuggitivi con quelli invece degli inseguitori. Penso che l'unica maniera potrebbe essere un accordo tra Bortolami, Musseu, cioè i due corridori della MAPEI, e Pantani e Chiappucci, i due della carriera, perché altrimenti dietro con Zulle, Rebellin e Sørensen, che giocano praticamente in difesa e vanno a tamponare tutte le iniziative, scattando non credo che si possa riuscire a rientrare sui primi corridori che sono attualmente a comando della corsa. Mentre vediamo Bugno davanti, che sta un po' tenendo alta la natura, vogliamo, eccolo qui, adesso è stato rilevato da Amazon, vediamo che davanti invece c'è un buonissimo accordo, vedete il gruppo di Jalabert a 20 secondi, di cui danno Chiappucci, Sørensen, Jimenez e Bowmans. Mi sembra un po' strana questa segnalazione, anche perché davanti, vedete, stanno praticamente facendo la doppia fila, vedete come stanno ruotando, e da dietro viene confermato quello scatto che vi dicevo in precedenza, vedendo quel puntino bianco dall'alto, Chiappucci che cerca di riportarsi sui primi. Credo che comunque sia più ampio il divario tra i fuggitivi e il gruppo degli inseguitori, Beppe. Sì, beh,
non sono precisissime queste segnalazioni, però dietro nel gruppo di Fonderest e Musseu ci sono questi continui scatti e quindi la situazione cambia di minuto in minuto e anche le segnalazioni possono variare certamente di chilometro in chilometro. Però vediamo che Chiappucci ha portato fuori un drappello di inseguitori ed è proprio il diavolo che cerca un po' di dare manforte, di riportarsi sotto, un diavolo che si è preparato in Spagna, proprio correndo in una breve corsa a tappe per venire qui per ben figurare alla Liegi-Bastogne-Liegi. Ed ecco che con Bowman, che in precedenza faceva parte di questo gruppettino con Jiménez, e siamo a 10 km della Côte de la Redoute, davanti Bugno, vedete che perfetto accordo ci sia tra questi fuggitivi, e sono tutti corridori direi di grosso valore: Gianni Bugno, Bartoli, Casagrande, Armstrong, Gianetti e Jalabert. Adesso io credo l'importante, Saronni, è quello di non regalare, di non servire un'altra vittoria su un piatto d'argento a Jalabert, che mi sembra che insomma abbia già fruito abbastanza bene del lavoro dei suoi compagni di fuga in queste corse. Beh, speriamo che gli atleti lì davanti si ricordino cosa ha fatto nelle ultime corse Jalabert, e questo sicuramente abbiano la frettezza di poter collaborare e non, come dici tu, anche se noi chiaramente non molto sportivamente siamo un po' partigiani e quindi vorremmo vedere degli italiani che corressero in modo più compatto e quindi che cerchino il loro risultato personale e che cerchino di vincere questa importante corsa, magari sfavorendo Jalabert, che però tra l'altro ha una grandissima condizione, non sarà facile. E vedete la segnalazione 1:15, continua a guadagnare il gruppettino di Bugno, Bartoli e Casagrande, e dobbiamo ricordare che in questo gruppettino sono tutti abbastanza veloci. Jalabert ci ha dimostrato già alla Sanremo in precedenza e purtroppo anche dopo le sue doti, ma soprattutto uno stato di forma straordinario. Bugno, che ha battuto Jalabert proprio nel mondiale di Benidorm, però io credo che in quell'occasione era un altro Bugno e un altro Jalabert. Bartoli, che è andato più volte a fare delle volate, e Armstrong, che proprio in volata lo scorso anno in un gruppettino ristretto conquistò il secondo posto nella Liegi-Bastogne-Liegi. Abbiamo visto dalla segnalazione in precedenza, siamo circa a 10 km dalla Redoute, punto fondamentale della Liegi-Bastogne-Liegi, una Redoute situata a 37 km dalla conclusione. Vedete 1:13, perdono terreno Chiappucci, Sørensen, e confermano un po' quell'impressione che avevamo dato: non potevano essere a 20 secondi soltanto dal gruppettino di Bugno, Bartoli e Jalabert. Io direi facciamo qualche istante di pausa e poi prepariamoci a vivere assieme questi ultimi 40 km di gara della Liegi-Bastogne-Liegi, con gli italiani grandi protagonisti del gruppo di testa, con Bartoli, Bugno e Casagrande, che dovranno cercare di fronteggiare al meglio un avversario quanto mai pericoloso e veloce come Jalabert, e dietro nel tentativo di inseguire, vedete il gruppettino con Claudio Chiappucci, e più indietro io credo di una ventina, una trentina di secondi, l'altro gruppetto con Fantani, Fondriest e Verdi, mentre mi sembra un po' strano il gran lavoro che sta svolgendo adesso Rebellin. Non ricordiamoci che Rebellin ha un compagno di squadra dell'MG Technogy in avanti, che è Gianni Bugno, quindi è particolarmente rischioso tutto questo lavoro, tutto questo dispendio di energie in un'ottica di squadra, in questo caso l'MG Technogy. Dicevo, amici sportivi, qualche istante di pausa e tra poco di nuovo in diretta, e ci troveremo a circa 4-5 km dalla Redoute. A tra poco con Tele Monte Carlo, la vostra linea diretta con lo sport. Ciao a tutti, vi aspetto con Un Bambino, Una Vita, questa sera alle 20:30 su Tele Monte Carlo. In collaborazione con... con l'Anson Pellegrino, non sbaglierai. Nuova Tirrena Assicurazioni, tutto chiaro. Il tempo che passa divide le cose che vanno da quelle che restano. E quelle che restano non restano certamente per caso. Toyota Carina è tra le cose che restano. Fanaria, la ceramica dei tuoi sogni, ti invita a scoprire la bellezza delle sue collezioni nei punti vendita più qualificati della tua città. Sportivi con i sei fuggitivi, li vediamo dall'alto: Armstrong, Bartoli, Bugno, Casagrande, Gianetti e Jalabert. Hanno un vantaggio di 1 minuto e 5 secondi su Bowman, Chiappucci, Inboden, Jiménez e Sørensen. Ecco il gruppettino che vediamo inquadrato in questo momento. Poi a 1:35 diventa sempre più difficile il recupero
sui fuggitivi, il gruppetto con Berdin, Zulle, Musseu, Pantani, Fondriest, Bortolani, Schmil, Rebellin. E Chiappucci ancora scatenatissimo. Hanno già guadagnato rispetto alla posizione precedente 35 secondi ed ecco l'ammiraglia di Ferretti che va ad affiancare Sørensen. Vediamo anche l'ammiraglia della Mercatone 1, Saeco. Io direi che a questo punto l'attenzione massima deve essere rivolta a Jalabert. Jalabert ha già dimostrato lo stato straordinario di forma. Qui veramente non bisogna portarsi al traguardo un atleta così veloce, potente, completo, pericoloso. E qui soprattutto i due gemelli della Mercatone 1 Saeco devono inventarsi qualche cosa, anche se il test più importante a questo punto diventa la Côte della Redutta, 37,5 km. Tra poco arriveremo e tra poco vedremo in quel punto che tipo di tattica sceglierà Laurent Jalabert. Beh, per battere Jalabert i corridori qui davanti dovranno inventare qualcosa di geniale, perché il corridore francese sta andando veramente forte. Ecco, qui siamo nel centro del paese, siamo nel tratto che porta alla salita, un tratto di pavé, più avanti gireranno, curveranno verso destra, la strada si restringe e comincia la salita, una salita della Redoute che è molto molto dura, praticamente sono 1,8 km di salita, alcuni pezzi addirittura al 20% con una pendenza media attorno al 10%, qui girano verso destra e fra 5 o 600 metri comincerà la salita veramente veramente dura. Adesso qui dovremmo stare attenti a Jalabert, che non decida di provare a scattare ancora, lì sarebbe veramente dura per tutti. Beh, probabilmente come energia potrebbe anche tentare farlo, però manca ancora molto all'arrivo e quindi fa molto comodo a lui la compagnia di questi atleti che gli possono anche dare una mano. Probabilmente se vuole tentare qualcosa potrà farlo anche più avanti. E ci segnalano da Radio Corsa molto vento in questo tratto di gara, quindi particolarmente difficile per un atleta che cerchi la sortita individuale con tutto questo vento. Eccola qui, Côte della Redoute, la lunghezza vedete 1,640 km, una pendenza media del 9,76 e un punto a circa metà di questa salita con una pendenza massima quasi del 20%. Jalabert già in prima posizione, Armstrong, continuano a collaborare molto bene questi sei fuggitivi. Ricordo in questo gruppo tre italiani, li vedete, Bartoli e Casagrande con la maglia gialla della Mercatone 1 Saeco, davanti c'è Gianni Bugno, quindi Jalabert che si è voltato a controllare la posizione di Gianni Bugno e poi Lance Armstrong lì davanti e quindi Gianetti di un'altra squadra italiana, Gianetti svizzero, eccolo lì adesso in prima posizione del team Polti, continuano a marciare di buon accordo, stiamo attenti e vediamo cosa e vedete com'è. Appena spinge un po' sui pedali, guardate sempre con che rapporti lunghi decida di procedere Jalabert, vedete che come spinge un po' di più sui pedali gli altri faticano a tenere il ritmo, li ha già messi tutti in fila e lui davanti si volta e vedete che prova ad affiancarlo Lance Armstrong. Ecco il ritardo del gruppo di Chiappucci che si trova adesso a 1,10 e vediamo qui sulla Redoute quello che succederà. In testa Lance Armstrong, Gianetti che sta facendo quest'oggi una buonissima prova, poi vedete Jalabert che adesso si è leggermente sfilato, Casagrande, Bugno e Bartoli. Devo segnalare quest'oggi la buona prova finora di Gianni Bugno. Beppe. Sì, indubbiamente, lì coi primi è una fase molto molto difficile di questa corsa, lo ritroviamo lì davanti anche abbastanza attivo, quindi vuol dire che oggi sta veramente bene, ma è importante anche vedere quali sono i corridori su uno strappo, su una salita così dura, che riusciranno a rimanere davanti e da lì potremmo anche capire quali sono le energie riservate nei vari atleti. Solitamente la Redoute era una salita molto più vicina all'arrivo, quindi qualche anno fa era un po' più decisiva, qui da qui all'arrivo manca ancora tanti chilometri, però è una salita talmente dura e la selezione viene comunque naturalmente. 5 secondi per noi. ASICS per vincere. E Jalabert si è posto in sesta posizione, è Gianetti adesso che fa l'andatura, davanti a Jalabert vedete l'ex campione del mondo Lance Armstrong, quindi Bartoli, Bugno e Casagrande, quindi uno svizzero al comando del drappello dei fuggitivi quando siamo a 38,5 km dalla conclusione. Jalabert non forza naturalmente, io credo che la soluzione in volata 6 sia quella preferita da Jalabert, anche se non dimentichiamo che sia Armstrong, sia Bugno e sia Bartoli
sono corridori abbastanza veloci allo sprint, ma con quello che ci ha fatto vedere finora Jalabert penso non abbia da temere nessuno in questa parte dell'anno. Semmai è più probabile qualche scatto nel finale, cercando di approfittare di questi ultimi 6-7 km di gara con diverse salite che possono naturalmente premiare qualche coraggioso nel finale. Marciano tutti assieme, vi ricordo che a 1 minuto e 10 da questo gruppettino c'è Chiappucci che prova a rientrare assieme a Bowman, Simboden e Sørensen, e Menez si è staccato. A 1.35 c'è Persi, ma interessante vedere e seguire Gianni Buglio. È lì davanti in prima posizione, mi sembra stia pedalando ancora abbastanza bene, è un banco di prova particolarmente interessante, la Reduta, anche se vedendoli pedalare il più fresco in precedenza mi sembrava sicuramente l'Orange Jalabert. Qui siamo sul gruppettino di Chiappucci ed è sempre sulle spalle del Diablo. Attenzione, qui siamo sul punto più duro, è Buglio davanti a scandire il ritmo, però vedete Jalabert con quanta scioltezza rimanga nella scia del Montese, vedete che si volti per controllare la posizione di Bartoli che gli rimane a ruota e di Casagrande che è in ultima posizione. Sarà interessantissimo vedere come decideranno di comportarsi questi due atleti, questi giovani coraggiosi e bravi atleti della stessa squadra. Al momento è Buglio davanti a fare l'andatura, direi, commenterei positivamente al momento la posizione, la prova di Buglio, anche se la sensazione è che Jalabert abbia più di tutti energie nelle gambe. Beppe, ma Jalabert lascia fare, non ha intenzione di forzare l'andatura, anche perché comunque torna a suo svantaggio, lui ha bisogno di questi atleti che lo portino il più vicino all'arrivo possibile, e se arriveranno questi atleti qui sotto l'arrivo agli ultimi 6 km proverà allora a far qualcosa. Però lasciando fare, lasciando tirare Buglio, vedi che dietro si sono avvicinati molto, hanno guadagnato secondi, sono 55 secondi. E quindi probabilmente, ecco, questo potrebbe essere il momento decisivo anche per vedere chi può avere l'energia per poter rientrare. Guarda Bartoli che sta provando a allungare, vediamo Bartoli, vedete è proprio al fianco di Jalabert, vedete ci segnalano 19% di pendenza, questa è la Reduta, una delle salite classiche della 10 Basso 10, guardate quanto pubblico e usualmente su questo trampolino Argentina ha sempre costruito le sue vittorie. Buglio davanti, io continuo a vedere un Jalabert troppo pimpante, qui bisogna vedere come continua a girarsi, è segno di freschezza e con quanta scioltezza. È facilmente intuibile l'agilità con la quale sta pedalando Jalabert, se soltanto la compariamo con l'immagine vista qualche istante fa della pedalata di Chiappucci. Avete visto un Chiappucci che logicamente stava scaricando il massimo sforzo, però vedete come ondeggiasse sui pedali e come invece era, pur mulinando su un rapporto più duro rispetto a quello del Diablo, come fosse composto e ancora particolarmente agile e potente Jalabert. Ricordatevi la pedalata di Jalabert, guardate ora Chiappucci e potete capire quanta disinvoltura, ma soprattutto quanta incredibile potenza ci sia al momento nelle gambe del francese. Beppe? Ah, indubbiamente, dobbiamo però comunque dire che in questo momento i tre guidati da Imboden stanno facendo un forcing eccezionale, quindi è proprio per questo Chiappucci è un attimo in difficoltà e ha questa pedalata un po' scomposta proprio perché sta facendo fatica, mentre davanti non hanno grossi problemi, vogliono rimanere assieme. Jalabert lascia fare l'andatura a Buglio e quindi vanno su un pochettino più tranquilli. Non sappiamo invece il gruppo di Museu, Fondrest e Bortolami, sono a 2 minuti circa, e vediamo se qualche atleta di questi riesce a sganciarsi e così ad avere qualche probabilità poi per rientrare. Anche se dobbiamo dire usualmente il gruppetto che rimane davanti sulla Reduta è poi il gruppetto che si gioca la vittoria. Vedete, sommet vuol dire sommità della cotte della Reduta, vuol dire che ci troviamo a 37 km dalla conclusione, davanti Armstrong, Gianetti, Jalabert con Bartoli, Casagrande e Gianni Buglio, più indietro a 50 secondi Imboden, Sørensen e Chiappucci, e a 2 minuti eccolo qui il gruppo di Museu, un gruppo che comprende anche Berzin, Zulle, poi Pantani, Fondrier, Bortolami, Schmil, Rebellin e Dembacher. 5 secondi per noi. Tecno Gym, attrezzi per il fitness. Ed eccoci sempre sui fuggitivi. Per quanto si fossero messi in ascolto in visione solora, ricordo, abbiamo appena doppiato la Côte della Redoute, quindi davanti ai corridori mancano soltanto due salite, la Côte de Forge. Qui danno 36 km alla conclusione, 224 km e mezzo
nelle gambe dei corridori, grande protagonista di giornata questo Laurent Jalabert. Guardate con quale disinvoltura passi a fianco i corridori, si mette davanti a tirare. Radio Corsa segnalava addirittura vento in questa parte di percorso, non si risparmia, evidentemente sa che altri corridori stanno rientrando, evidentemente sa di essere in grande giornata, il primo a voler dare il buon esempio, come vi dicevo, il primo a voler arrivare allo sprint, perché sa di poter prevalere, non senza qualche rischio, con i suoi compagni di fuga. 36 km alla conclusione, questo Laurent Jalabert che praticamente ha dato la svolta della gara già a 85 km dalla conclusione. Sembrava una mossa avventata ed ecco che ora Manolo Saiz, suo direttore sportivo, lo affianca. Proviamo a chiedere a Beppe Saronni di interpretare questo dialogo tra il super favorito di oggi, tra il corridore sicuramente più in forma e il direttore sportivo che lo ha accompagnato in questa che è veramente la stagione della sua definitiva consacrazione. Beppe, cosa gli starà suggerendo? Ma è difficile dire, sai, io penso che un corridore che ha la convinzione, la condizione, la capacità di fare quello che ha fatto Jalabert ultimamente non ha bisogno di grandi consigli. Scusami Beppe, hai visto come con due tirate di Jalabert da 55 secondi il gruppo di Chiappucci si sia portato subito a 1.05, mentre credo ormai definitivamente tagliato fuori il gruppo con Musse, Ufondri e Stepantani. Beh, due minuti sono tanti e riportarsi sotto sarà sicuramente difficile, anche se mancano più di 30 km, tutto è possibile in questo tipo di corse, però chiaramente i corridori che si trovano lì davanti sono quelli che hanno la freschezza maggiore, la condizione migliore, quindi è difficile andarli a prendere. Secondo me in questo momento Jalabert sta solo cercando di fare passare qualche chilometro e poi più avanti in Liegi sulla salita finale cercherà di andarsene da solo, perché arrivare qui con dei compagni così è sempre pericoloso, è sempre difficile, non sai mai cosa ti può capitare e probabilmente sarà quello che qui nel finale cercherà di staccarli tutti. La condizione lo sorregge ed è quello più in forma in questo momento. Vedremo, l'abbiamo detto prima, vedremo gli italiani cosa sapranno fare, in che modo riusciranno ad ostacolare, secondo me, questa vittoria di Jalabert. E abbiamo visto l'ammiraglia della Mercatone Uno Cycle quest'oggi, vedete, siamo a 9,8 km dalla Côte de Forge, la penultima asperità di questa Liegi, Bastogne Liegi, che inanellava quest'oggi 12 cote su un totale di 261 km. Vedete l'ammiraglia della Mercatone Uno Cycle, quest'oggi c'è Bruno Vicino sull'ammiraglia, ex campione del mondo di mezzo fondo, affiancato Bartoli in precedenza. Io credo che abbia adesso Casagrande, io credo che abbia cercato così di sostenere i suoi ragazzi, di consigliare ai suoi ragazzi qualche manovra, qualche diversivo per sottrarsi alla vittoria di Jalabert. Ma cosa possono inventarsi secondo te, Beppe? Ecco, vedete, 63% di umidità, 11 gradi, era prevista pioggia, neve anche addirittura ieri. Devo dire che il tempo è stato abbastanza clemente, solo un po' di vento nel finale, ma torniamo, mentre siamo sul gruppo di Chiappucci che si trova a 1.05 dai fuggitivi, cosa possono inventarsi secondo te in questi ultimi 30 km Bartoli e Casagrande per sottrarsi allo strapotere di Jalabert? Ma difficile dire, non ci sono tante alternative, sono gli unici due corridori della stessa squadra e io penso che se riescono a giocare bene le proprie possibilità dovrebbero provare, quindi al finale, ma bisogna avere le energie per farlo e per farlo seriamente dovrebbero provare a partire prima uno poi l'altro sperando che la marcatura dietro li favorisca. Però sai, queste sono ipotesi, ma vedendo pedalare Jalabert mi sembra che sia un'ipotesi abbastanza improbabile. Mentre vediamo che Chiappucci Maidomo prova a ritornare sotto. Naturalmente Sørensen rimane accodato, vediamo che anche Ferretti raggiunge il suo uomo, Gianni Buglio. Che cosa potrà suggerire? Secondo te, Beppe, vedete, 32 km alla conclusione, tra poco saremo tra 9 km sulla Côte de Forge. Cosa potrà suggerire in questo momento Ferretti al suo uomo? Ricordiamo Gianni Buglio, eccolo qui. Ricordiamo che Pasqua già l'anno scorso portò particolarmente bene a Gianni, che conquistò la vittoria al Giro del Fiano, una corsa che sicuramente non era, almeno per quelle che sono le caratteristiche di Gianni, adatta ai suoi mezzi. Vediamo Ferretti, cerchiamo di interpretare il dialogo tra questi due uomini. Ma guarda, secondo me non sono di grande accordo, questo si è visto chiaro. Secondo me in questo momento Ferretti non si fida molto di Bugno e gli sta dicendo di non tirare per far rientrare Sørensen. Secondo me gli ha detto questo. Bugno non è d'accordo assolutamente e vedremo come andrà avanti la situazione. Vedremo se Gianni si accoderà dando retta a Ferretti, o meno naturalmente a quella che è la nostra interpretazione di quel dialogo, oppure se si porterà in testa a tirare. Mi sembra che Gianni opti per questa seconda ipotesi, anche se io credo che in questo momento
sarebbe particolarmente utile, mentre vedete il gruppo di Chiappucci a 1,15, il gruppo con Musso, Schmil, Fondri e Stepantani a 2,25. Credo che l'ipotesi dettata da Ferretti non sia sbagliata. Avere l'appoggio di un compagno di squadra è sempre importante, è fondamentale, e soprattutto ascoltare un uomo di grande esperienza come Ferretti è qualcosa di importantissimo. Sempre loro al comando, Armstrong, Bartoli, Casagrande, Gianetti, Jalabert e Gianni Bugno. A 1,35 il gruppettino, il terzetto con Chiappucci, Sørensen e Imbonen, per noi 5 secondi. Mia Ergo, nata per lo sport, integratori alimentari per una migliore efficienza fisica. Torniamo in diretta, vediamo dall'alto il sestetto che guida la corsa, un sestetto capeggiato da Laurent Jalabert. In questo sestetto tre italiani, Bugno, Casagrande e Bartoli, continua nella sua azione Claudio Chiappucci, un Chiappucci che però è sostenuto dal solo Imbonen. Naturalmente Sørensen non collabora, avendo Gianni Bugno davanti. Jalabert continua con estrema disinvoltura nella sua azione, un Jalabert, ecco, per quanti l'avessero conosciuto solo ora, ricordiamo un Jalabert battuto proprio da Bugno nel mondiale di Benidorm in volata nel 92. Eccolo qui, un Jalabert che ha subito una vera e propria trasformazione. Nasceva come uno sprinter nemmeno irresistibile, uno sprinter che naturalmente si trovava la strada sbarrata da atleti nelle volate più forti, più potenti di lui, come Cipollini o Abdujabarov. Un atleta che si è trasformato da sprinter a corridore completo, a passista veloce, ma passista capace di tenere sulle salite. Ricordiamo la sua vittoria lo scorso anno ai Lagos de Covadonga, tappa classica dedicata agli scalatori, 7 successi alla Vuelta, poi quella terribile caduta da Armentier dove lasciò sulla strada 4 denti e rischiò, io credo, molto molto di più che la perdita di quei 4 denti, e poi l'inizio della sua trasformazione. Un corridore veloce, un corridore dotato di gran fondo, lo sta dimostrando quest'oggi. Vi ricordo, amici sportivi, che la Liegi-Bastogne-Liegi è una delle corse dal tracciato più severo, più dure in assoluto, dove è più che le caratteristiche personali, la velocità, qui è importante avere fondo, è importante riuscire ad avere freschezza su questi strappi terribili nel finale, è importantissimo riuscire a cambiare ritmo, riuscire anche a scattare sulle cote ardennesi, ma la cosa più importante è il fondo, la forza e la resistenza. E io credo che proprio fondo, forza, resistenza siano le caratteristiche che più di ogni altro in questo inizio di stagione hanno permesso a Jalabert di fare il salto di qualità. Però in un colpo solo, praticamente in 3 mesi, Jalabert ha fatto un miglioramento che io credo nessuno si aspettava. Da uomo che poteva puntare alle tappe del Tour de France, a naturalmente tappe nelle grandi corse a tappe, magari anche la maglia verde, la maglia della classifica punti, a uomo da grandi classi. Sì, nella tua valutazione non fa assolutamente una piega, io non ho molto da aggiungere, voglio solo dire che questo corridore, come hai detto tu, ha fatto un grandissimo cambiamento. Io lo conoscevo come un buon velocista, ma non esplosivo, non alla Cipollini, tanto per intenderci, un corridore, un velocista di potenza, di gran fondo, però questa primavera ci ha meravigliato veramente tutti, e sembra che con il suo direttore sportivo e con la propria squadra voglia fermarsi, voglia riposare e preparare il Tour proprio in vista di poter cercare la vittoria nella classifica a punti, ma qualcuno dice che vogliano assolutamente cercare anche di poter far bene nella classifica generale. Staremo a vedere cosa riuscirà a fare, comunque è interessante vedere questo grande cambiamento che ha fatto questo atleta francese. 5 secondi per noi. Automatismi FARC. Il movimento ha il suo re. Ancora il gruppettino dei 6 davanti, e dobbiamo fare un plauso a Chiappucci, mentre qui sul traguardo sta cominciando a piovere, amici sportivi, e credo che tra poco la pioggia verrà incontrata anche da questi 6 corridori che sono ancora al comando della gara. Un poco più di un minuto e 15 nei confronti del terzetto, vedete, con Chiappucci, Imbonen e Sørensen. Molto bravo a Chiappucci. Chiappucci purtroppo ha perso l'attimo in cui Bartoli e Casagrande sono andati a rincorrere Jalabert. Adesso tenta di recuperare, ma visto l'accordo che c'è davanti mi sembra difficilissimo per Imbonen. Chiappucci, vedete che adesso anche l'ammiraglia della Refin Ceramiche Tollo prova ad affiancare Imbonen, ma mi sembrano abbastanza provati questi atleti. Davanti sono in 6, tirano tutti e 6. Qui è soprattutto Chiappucci e Imbonen a tirare. Sørensen giustamente rimane fermo, ricordiamo Sørensen vincitore
della Liegi-Bastogne-Liegi nel 1993, forse in presenza Ferretti aveva detto a Bugno: accodati, e accodandoti ottieni due obiettivi: risparmi energie e permetti magari a un compagno di squadra di rientrare. Vedete Chiappucci che chiama l'ammiraglia. Io direi, soprattutto in prospettiva giro, buonissima la prova quest'oggi di Chiappucci, così come buona anche quella di Pantani. Forse, come avete visto, gli è mancato un pizzico di brillantezza una volta superati i 200 chilometri, ma considerando che tra poco meno di un mese c'è il Giro d'Italia, è sicuramente un segnale positivo da parte del romagnolo. Chiappucci chiama l'ammiraglia. Per noi 5 secondi di pubblicità. ASICS, per vincere. Beppe. Sì, indubbiamente, buone prestazioni comunque complessivamente di tutti gli italiani. Chiappucci, che è un corridore, l'abbiamo visto anche presente, protagonista nelle Fiandre, non ce la saremmo mai aspettato, lo vediamo qui davanti anche oggi. Pantani comunque fra i migliori. È un peccato che sia Fondrelt e sia Chiappucci abbiano perso per ora il momento decisivo, così sembra, perché sarebbero stati due atleti importantissimi lì davanti. Comunque siamo rappresentati molto bene dai due corridori, dei due giovani promettenti per le classiche, Bartoli e Casagrande, dal grande esperienza di Bugno, e quindi vedremo più avanti come se la sapranno giocare questa Liegi-Bastogne-Liegi. Ecco, qui siamo in uno dei tratti, dei pochi tratti pianeggianti, tra poco gireranno verso destra, una leggera discesa, ed andranno ad affrontare la penultima salita, l'ultima diciamo sulle nostre cartine, sulle cote, ma la penultima, che è le Forche di 2 km e 100 metri con non pendenze durissime, 10% di pendenza massima e 6% di pendenza media. Poi si arriverà qui a Liegi, si attraversa Liegi e si arriva ai 6 km di salita non durissima finale, ma che però dopo, lo sai anche tu, dopo 260 km qualsiasi strappo, qualsiasi calcavia può fare selezione. E soprattutto dopo 260 km, come diceva Beppe, anche un cavalcavia può diventare veramente una salita durissima. In questo gruppettino di fuggitivi, vedete l'albo d'oro della Liegi-Bastogne-Liegi, spiccano naturalmente, vedete, le tre vittorie consecutive di Argentin dall'85 all'87, un Argentin che poi ha concesso anche la replica nel 1991, in quell'occasione battendo Krik e Jon, che abbiamo visto in apertura del nostro collegamento, quel Rolf Sørensen che si piazzò terzo, che è nel gruppettino assieme a Claudio Chiappucci e anche Miguel Indurain, un Miguel Indurain che ieri ha conquistato la vittoria nella crono conclusiva del Giro d'Aragona, un Giro d'Aragona vinto da Escartin, e Sørensen che adesso insegue, come abbiamo detto, è presente nell'albo d'oro come vincitore della Doyenne, così viene chiamata questa corsa, la più antica, la decana delle classiche. Vedete che l'ammiraglia della Hausse continua ad avvicinarsi, abbiamo detto in precedenza Jalabert sicuramente il più in forma, ma ha cinque compagni di fuga che io credo nel finale gli renderanno particolarmente difficile la vita. Non dimentichiamoci le caratteristiche di Armstrong: attaccante, è un guastatore classico, corridore anche molto veloce, e io credo che Bartoli e Casagrande nel finale proveranno ad attaccare. E farei, qui c'è Musseu, stanno rientrando, però sono a 3 minuti e 10, il gruppo di Musso con Pantani, Fondriest e Bortolami. Vedete Bortolami che prova a stirarsi un po' i muscoli delle gambe di fronte a Bortolami. Vedete Pantani, poi Schmil, poi Berzin, e questi, sia Berzin che Pantani, sono gli uomini che ritroveremo tra un mese a battagliare sulle strade del Giro d'Italia. C'era anche Rominger stamane alla partenza, ma non abbiamo più avuto notizie dell'elvetico. Vedete Berzin e Fondrest che parlano, ma io credo ormai sia troppo tardi per riuscire a concertare un inseguimento ai fuggitivi. Beppe, che ne dici? È un peccato che non si sia riuscito a trovare tra questi atleti un accordo, e soprattutto un peccato che non si sia riuscito a portare qualche punta italiana in più nel drappello dei fuggitivi, con un Jalabert che, come abbiamo detto, avrà il suo bel da fare, io credo e spero, nel finale a tener testa a quelli che molto probabilmente potranno essere gli scatti di Bartoli, Casagrande e speriamo anche di Gianni Bugno. Beh, indubbiamente avere davanti corridori come Fondres, come Bortolami, come Musseu, Berzin ed altri, certo dava più prestigio e più spessore a questa corsa, più spettacolo anche se vuoi, perché sono corridori attaccanti e quindi si sarebbero dati battaglia maggiormente. Però queste sono le corse, nel finale purtroppo la condizione è quella che è, le energie sono rimaste queste, e quindi se non trovi il momento giusto per rimanere coi primi, dopo è difficile rinvenire.
E d'altra parte davanti comunque dobbiamo dire che ci sono tre atleti italiani. Si venderanno cara la pelle. Certo che se la giocheranno questa corsa. Tu hai detto una cosa importante. Teniamo presente questo corridore che è stato campione del mondo, questo corridore Armstrong, che ha delle doti notevoli, ha dei numeri particolari, quindi probabilmente se è lì davanti perché ha una buona condizione, quindi proverà certamente a far qualcosa. E nel gruppettino davanti, ricordiamo, ci sono due ex campioni del mondo, Gianni Bugno e Armstrong. Gianni Bugno, che insomma di esperienze ne ha accumulate parecchio in questi anni, due giovani che naturalmente fanno del coraggio, io spero anche della spregiudicatezza, la loro carta vincente. Questo è il terzo gruppo, ormai a tre minuti dai fuggitivi. Qui l'unica carta da giocare è quella di mettere il più possibile in difficoltà, riuscire a spremere il maggior numero di energie da Laurent Jalabert. Laurent Jalabert, l'abbiamo visto, è nettamente più forte, spinge e con estrema disinvoltura, rapporti più lunghi di tutti gli altri, viene da una serie di vittorie incredibile, ha il morale alle stelle e ha acquisito una sicurezza che ormai gli permette in una corsa così difficile addirittura di andare all'attacco quando all'arrivo mancano 85 km. È in un gruppetto però di gente, di corridori validi. E io credo che quest'oggi non sia vietato sperare. Siamo sulla salita, sulla Côte de Forge, davanti Jalabert a scandire il ritmo. Io credo che in questo punto cerchi di tenere l'andatura abbastanza alta proprio per evitare gli scatti, Beppe. Sì, beh, certamente. Ha visto che comunque non c'è grandissima collaborazione. Tutti fanno la loro parte, però non spingono a fondo, tutti cercano anche un po' di risparmiarsi. Sanno che Jalabert è il corridore da curare, il corridore da battere, corridore che ha dimostrato ultimamente di essere un gradino superiore a tutti, e quindi cercano sì di collaborare, ma cercano di arrivare anche verso la fine con un po' di energie per poter partire, per poter scattare, per poter provare a fare qualcosa. La buona anche la pedalata di Pugno, l'abbiamo detto prima, anche quella di Pugno non è da meno in questo tratto. Vedremo se Gianni avrà la forza, la volontà, il carattere per poter reagire nel finale di questa corsa. 5 secondi per noi. Toyota Carina è tra le cose che restano. Di nuovo in diretta dall'alto vediamo il gruppo con Fondri, Spantani, Bortolani e Mussio davanti, Armstrong, Bartoli, Bugno, Casanagrande, Giannetti e Jalabert, che sono sulla Côte de Forge, vale a dire a meno di 25 km dalla conclusione. Sei uomini al comando della gara. A un minuto e mezzo un terzetto con Imboden, Sørensen e Chiappucci, ma io credo questi saranno gli uomini che si giocheranno la Liegi-Bastogne-Liegi. Un Jalabert naturalmente, come abbiamo detto, grande favorito per quest'oggi, Bugno davanti che sta tirando e sui secondi posti di Fondes più volte si è detto con Jalabert bisogna giocare d'astuzia, bisogna rischiare qualche cosa, bisogna anche rischiare di perdere, ma non bisogna offrirgli su un piatto d'argento le vittorie. Ecco, nella giornata di oggi, con questo sestetto, secondo te, Beppe, come si può giocare d'astuzia? Cosa si può fare per riuscire a sottrarsi a un corridore che ha la forza di un corridore che è nettamente superiore agli altri? Si è messo lì davanti, vedete che come si mette davanti immediatamente il gruppo è in fila indiana. Beppe, cosa si può inventare? Ma sai, teoricamente ci sono tre corridori abbastanza veloci che possono competere qui sull'arrivo, e sono Bartoli, che direi un ottimo corridore veloce per questo tipo di corse, lo stesso Armstrong e lo stesso Bugno, un arrivo molto adatto a lui, il Bugno migliore su questi rettilinei in leggera salita, sa esprimere della potenza notevole. Ci sono corridori invece come Casagrande e come Giannetti, che sono corridori, sono dei finisher, e quindi potrebbero tentare, saranno sicuramente i primi, se hanno le energie per farlo, a tentare qui nel finale. Però sai, hai un corridore molto veloce come Jalabert, e quindi lo stesso Bugno non ha la convinzione di farcela, e lo stesso gli altri corridori abbastanza veloci. Quindi a turno, secondo me, se c'è una leggera convinzione di poter provare a fare qualcosa e una leggera collaborazione, tieni presente che ognuno corre per la propria squadra, quindi però se lasciassero rincorrere ognuno che scappa a Jalabert, certo quelli dietro sarebbero un attimo più favoriti. Vedremo se questa collaborazione, minima collaborazione, ci potrà essere. Vediamo cosa ne pensa Alvaro Crespi, che è in collegamento qui con noi in cabina, in collegamento con la Radio Corsa. Alvaro Crespi, team manager della Mapei. Allora, Alvaro. Ma penso che sia effettivamente l'unica soluzione. Scattare a ripetizione e proporre questo 5 contro 1. Sì, sarà anche un po' antisportivo, però è l'unica strada. Bisogna vedere come sono le gambe, perché è un particolare da non sottolineare, perché non sottovalutare. Sì, da non sottovalutare, scusa. Così vedendoli cosa te ne sembra?
Ma io credo che la possibilità di fare qualche cosa ci sia, soprattutto penso a Armstrong che tenterà senz'altro qualcosa nel finale, mi sembra di vederlo abbastanza pimpante come in queste immagini. E comunque più composto in bicicletta è sicuramente Jalabert, quello che esprime la maggior sensazione di forza e di potenza è Jalabert. Non vorrei che avvenisse esattamente il contrario e che sulla salita di Hans qua sul finale sia proprio Jalabert ad attaccare e a cercare la soluzione di forza invece che quella in volata. Vabbè, ma Crespi ha ragione, ma questa era la prima soluzione che noi avevamo azzardato. Beh, certo, se avviene questo tutto va come da copione, noi cercavamo una soluzione alternativa per dare della possibilità ai nostri atleti, però sai, le valutazioni... Una ventina di chilometri per verificare sì. Quale delle due accadrà, noi naturalmente... Siamo per la seconda, e questo è il monumento dedicato a Stan Okers. Sulla salita dello Stocco vi è un monumento in onore al grande Eddie Merckx, e qui invece sulla Côte de Forge, poco più di 20 km dalla conclusione, questo monumento invece dedicato a Stan Okers, poco più di 20 km alla conclusione, un tratto di discesa che porterà verso Liegi, poi si uscirà dall'abitato per andare verso Ans. Vedete, 21 km alla conclusione, questo vuol dire 240 km nelle gambe dei corridori. Sei uomini li vediamo al comando assieme ad Armstrong, Giannetti e Jalabert, tre italiani, Bugno, Bartoli e Casagrande. 5 secondi per noi. Panaria, ceramica inimitabile. Brevemente, Beppe, vogliamo descrivere ai nostri telespettatori, quando siamo a 20 km dalla conclusione, un po' le caratteristiche del percorso, le caratteristiche di questa Liegi-Bastogne-Liegi. Io credo non a torto definita una delle classiche più dure in assoluto. Vedete, attenzione, vediamo Bruno Vicino che si è affiancato a Bartoli. Grande esperienza da parte di Vicino. Proviamo a interpretare quello che si stanno dicendo, Beppe. Beh sì, è sempre difficile capire cosa si dicono, però la prima cosa che il direttore sportivo chiede al corridore è come sta, e gli spiega la situazione di chi insegue, dei distacchi, e poi se il corridore sta bene gli può consigliare, diciamo, qual è il tratto di strada più favorevole per un attacco, se tra i due corridori quello che deve scattare primo o quello che deve risparmiare per in caso di arrivo in volata e così via. Insomma, si parla un po' di tattica e si dà un po' di morale anche al corridore. E vediamo Ferretti che sta di fianco a Bugno, provavamo in cuffia a carpire qualche cosa delle parole del direttore sportivo e di Bugno. Io credo che in questo momento sarebbe interessante e importante respirare un po', recuperare qualche energia e tentare di anticipare Jalabert, provare a piazzare il colpo. Come abbiamo detto, il 5 contro 1, il continuare. Attenzione, c'è la progressione di Casagrande, Bugno, ma guardate con quanta facilità Jalabert. Non è stato uno scatto, è stato un leggero allungo da parte di Casagrande, poi vedete Bartoli, Bugno davanti, ma avete visto con quanta facilità Jalabert si è andato a riprenderli. Importante, io credo, adesso respirare un po' e prepararsi per questo finale. 5 secondi per noi. Linea Ergo, nata per lo sport, integratori alimentari per una migliore efficienza fisica. E l'ammiraglia del team Polti che si avvicina ora a Giannetti, e ricordiamo che Jalabert è al comando della corsa da ben e dalla salita dello Stocco, situata a 85 km dalla conclusione. Vedete un po' questo continuo alternarsi delle ammiraglie al fianco dei fuggitivi, e questo dà un po' l'idea del momento particolarmente importante, di come diventi febbrile di chilometro in chilometro la situazione, lo stato d'animo dei corridori lì davanti. Io credo tutti tranne Jalabert, che mi sembra molto tranquillo, ma diventi particolarmente intenso anche lo stato di chi deve guidare questi corridori, e diventa particolarmente vibrante la tensione in ammiraglie. Quindi di volta in volta i direttori sportivi cercano di affiancare i propri corridori, di sentire, come diceva Saroni in precedenza, lo stato, di sentire la condizione delle gambe, di come riescono a spingere e di proporre magari qualche azione in questo finale. Abbiamo visto che dopo l'ammiraglia della Mercatone 1 Saeco,
della MG e della Polti, anche Manolo Saiz della Onze ha affiancato Jalabert. Sì, anche perché questo è l'ultimo tratto di strada favorevole, c'è questa ampia statale che tra qualche chilometro porterà a Liegi tramite una discesa, una bella discesa ampia, e quindi è l'unico tratto in cui le ammiraglie possono affiancare agevolmente, parlare tranquillamente con i propri atleti, poi si attraverserà Liegi con curve contro curve, strade strette e pavé, e l'ultima salita, quindi è difficile poi avvicinarsi al corridore. Ecco che l'ultimo momento utile è proprio questo. E qui io credo debbano cominciare i tentativi. Se lo portano all'arrivo in questo modo è veramente difficilissimo battere Jalabert. Io credo che magari sfruttando, siamo a 20 km dalla conclusione, io credo che magari sfruttando questo tratto di pianura dovrebbero cominciare, provare a scattare, altrimenti diventa difficilissimo battere questo atleta negli ultimi 6 km con quei tratti in salita dove abbiamo visto a una marcia superiore a tutti gli altri e in volata dove più volte abbiamo visto prevalere nei confronti di chiunque. Ma per farlo lavorare avrebbero dovuto cominciare a stancarlo, direi, io dico questo, ma è difficile stancarlo già nell'ultima salita. Su questo tratto è difficilissimo perché la strada è a favore, leggera discesa, si fanno grosse velocità e quindi scattare è abbastanza difficile. Probabilmente comincerà qualche scatto fra qualche chilometro quando entreranno a Liegi. Come dicevo prima, ci sono curve contro curve, sali scendi, strada con pavé, e quindi probabilmente cominceranno lì. Però stancare nei quei 7-8 km prima dell'arrivo Jalabert mi sembra un pezzo di strada troppo corto per poterlo fare. 5 secondi per noi. Bostik, scegli la forte, scegli la giusta. Meno di 20 km alla conclusione, Jalabert, Giannetti, Armstrong, Bartoli, Casagrande e Bugno che si giocano la vittoria alla Liegi-Bastogne-Liegi. Jalabert, che ha conquistato mercoledì scorso il successo nella Freccia Vallone, cerca così questa accoppiata sulle Ardenne, Freccia Liegi-Bastogne-Liegi, a contendergli il passo verso questo straordinario successo. Bugno, Armstrong, poi il duo della Mercatone Uno Saeco, Bartoli-Casagrande e Giannetti a un minuto e mezzo. Un terzetto con Chiappucci in Bode, Nessere, a oltre 3 minuti, quando siamo a meno di 20 km dalla conclusione. Il gruppettino con Berdi, vincitore lo scorso anno, Zulle, Musse, Upantani, Fondres, Bortolami, Schmil, Rebellin con Dembacher, Chimenez e Bomans. Questi sono i fuggitivi. L'azione decisiva è proposta da Jalabert sullo Stocco, raggiunto poi sulla côte della Haute-Levé da Bugno, Giannetti e Jalabert. Successivamente sono entrati Bartoli e Casagrande, all'inizio c'era anche Bomans ha pagato un po' gli sforzi fatti sulla côte della Haute-Levé, si è staccato, da 7 sono rimasti in 6 e da quel momento, vale a dire, negli ultimi 55-60 km di gara sono stati questi 6 uomini a cadenzare il passo della quarta prova di Coppa del Mondo. 19 km alla conclusione, piove, poi un timido sole fa breccia tra le nuvole, vedete due tra le nuvole, 2 minuti il ritardo del gruppo di Chiappucci, difficilissimo adesso per Chiappucci rientrare, ma sarà importante vedere che tipo di tattica sceglieranno i compagni di fuga di Jalabert per riuscire ad arginare lo strapotere del francese, un francese che si propone come il plurivittorioso di questa parte iniziale dell'anno. 10 vittorie per lui e sono vittorie di particolare prestigio se consideriamo successi come la Sanremo, come la Parigi-Nizza, come il Critérium Internazionale, come la Freccia Vallone, e vedremo questa domenica di Pasqua a chi regalerà il successo. Buonissima comunque vada a finire la prova di Casagrande e Bartoli che vediamo inquadrati in questo momento, così come buona, e sono segnali importanti e positivi, la prova di Gianni Bugno. Non disperiamo naturalmente anche in un'ipotetica volata. Bugno, il miglior Bugno, ha dimostrato di poter battere Jalabert, ricordiamo il mondiale di Benidorm nel 92, e vedremo un po' se nel finale sarà Jalabert a proporre la stoccata decisiva, se arriveranno allo sprint, uno sprint a 6 qui sul rettilineo finale di Han, oppure se tenteranno quelle 5 contro 1 di cui parlavo in precedenza, provando uno dopo l'altro a scattare, lasciando naturalmente a Jalabert il compito di inseguire. 5 secondi per noi. Automatismi FAC, il movimento ha il suo re. C'è Alvaro Crespi qui in cabina con noi, ha sentito proprio adesso da Radio Corsa, soprattutto dalla TV francese, un'intervista a Ferretti. Alvaro, allora dici cosa ha detto Ferretti al microfono del collega francese.
Evidentemente Ferretti, giustamente, anche ritengo, ha molta fiducia nelle possibilità di Gianni Bugno. Infatti intervistato ha detto che secondo lui Jalabert attaccherà senz'altro sull'ultima salita sulla Côte d'Anse che porta all'arrivo, perché probabilmente, ricordandosi del mondiale di Benidorm, avrà paura di portare Bugno in volata. Quindi Ferretti ha consigliato Bugno di controllare molto molto da vicino Jalabert, perché si attende proprio un attacco di Jalabert sull'ultima salita. E vedremo assieme se Ferretti avrà ragione. Come abbiamo detto in passato, Gianni Bugno ha dimostrato di avere una stoccata irresistibile. Naturalmente il nostro riferimento va al miglior Bugno. Comunque vada a finire sia per Bartoli che per Casagrande che per Bugno, buonissima la prova di quest'oggi. Proprio in precedenza con Beppe più volte abbiamo detto, è la gara, non c'è il pavé, ma è la gara dal punto di vista proprio dell'impegno fisico, del fondo, più massacrante dell'anno. Forse solo il Giro di Lombardia è più dura di questa, Beppe. Sì, il Giro di Lombardia e Liegi-Bastogne-Liegi sono le due corse del calendario professionistico le più dure sicuramente, le più temute dagli atleti, sia per la durezza e sia per la distanza. E soprattutto la Liegi si corre qui in Belgio, dove il tempo è sempre inclemente. Oggi è andata bene perché hanno preso un po' d'acqua, sì, un po' di vento, un po' di freddo, ma non c'è stata la neve che ha fatto la sua presenza spesso in parecchi anni qui alla Liegi, quindi direi una delle edizioni dal lato meteorologico migliori. Senti, della teoria di Ferretti, di Jalabert che ha paura di Bugno allo sprint, cosa ne pensi? 13 km e 9 è la conclusione, Beppe. Ma io penso che Jalabert attaccherà sia che ci fosse Bugno o no, direi che non è questa la situazione. Il Bugno ultimamente ha dimostrato di avere una condizione un po' incerta, oggi lo vediamo qui davanti e ne sono molto contento. Vedremo se saprà strappare oggi un ottimo risultato, però lasciami dire che Jalabert di questi tempi non ha paura né di Bugno né di nessun altro. 5 secondi per noi. ASICS per vincere. Attenzione, attenzione amici sportivi, tenta Gianni Bugno. Si è spostato sulla destra e sta tentando Gianni Bugno. Vedete come Jalabert è il primo a alzarsi sui pedali, prova la stoccata. Bugno 12 km alla conclusione, è avvenuto un po' il contrario rispetto a quello che ci aveva riferito Ferretti. È stato Bugno ad attaccare, ha sfruttato questo tratto di pianura. Adesso si è voltato, ha smesso di spingere sui pedali, però avete visto con quale lestezza, con quanta velocità Jalabert si è andato a riprendere Bugno. Però è importante proporre questi scatti adesso, sarebbe importante che ripartisse in contropiede Bartoli. Bisogna, eccolo lì, attenzione, bisogna proporre quel 5 contro 1 di cui vi facevo riferimento prima. È l'unica possibilità di battere un atleta così forte. Beppe? Sì, c'è stato un timido scatto di Bugno, però adesso bisogna continuare, dare i cambi normalmente, collaborare, a questo punto non serve. Bisogna far tirare il più possibile Jalabert, bisogna impegnarlo il più possibile per tentare di staccarlo, di stancarlo. E questo non so se sarà possibile, però vedi che tutti hanno un po' paura, tutti, secondo me, oggi qui lottano per il secondo posto e ne sono consapevoli. Chi ha le energie per attaccare? Guarda che forse parte Bartoli. Non sono molti, guarda. Vediamo se prova a partire Bartoli. C'era stato uno sguardo d'intesa col suo compagno di squadra Casagrande, vediamo se prova a partire. Certo è che adesso non. Bisogna partire, però rallentare e partire. Devi aspettare che Jalabert abbia compiuto il suo turno di lavoro in testa e da dietro bisogna prenderlo in contropiede. Scattare di fianco a Jalabert vuol dire non metterlo in difficoltà. 5 secondi per noi. Tecno Gym, attrezzi per il fitness. Vedete la Mosa sulla sinistra, stanno entrando a Liegi. Qui abbiamo ancora 4 km circa di pianura prima di entrare su quei tratti in leggera salita che portano ad Anse. Vogliamo descrivere ai nostri amici a casa questa parte finale di tracciato, Beppe? Sì, ecco, qui più avanti gireranno a sinistra, attraverseranno il fiume e poi entreranno nella parte vecchia di Liegi. Ci saranno quella parte tortuosa di curve contro curve, strade abbastanza strette con un po' di pavé, e da lì si arrivano agli ultimi 10 km di corsa con le continui saliscendi. Ci sono 2 km a 6 km d'arrivo, 2 km di salita abbastanza impegnativa con pendenze attorno dall'8 al 10%,
poi una strada sempre impegnativa, non durissima, ma che però favorisce comunque chi ha più energia e chi tenta di scattare, di partire, prende 100 metri, poi raggiungerlo diventa difficile. Non ti sembra che stiano però facendo un po' il gioco di Jalabert in questo momento? Tengono alta la natura, si danno cambi regolari, qui bisogna rischiare qualche cosa, sì. Bisogna rischiare qualche cosa, se no gli serviamo veramente un'altra vittoria sul piatto d'argento. Sì, bisogna rischiare qualcosa, però sai Davide, per rischiare bisogna avere anche le energie, bisogna avere la convinzione. A volte, l'avete detto prima, nelle grosse corse chi rischia di più ha l'occasione di vincere qualcosa di importante, però sai, c'è di mezzo un risultato, c'è di mezzo dei punteggi, ci sono di mezzo la Coppa del Mondo e quindi tutti hanno un po' paura, si marcano. Un corridore stava scattando e niente, non è uno scatto che impensierisce sicuramente Jalabert, in questo momento lo stanno portando pericolosamente in vista dell'arrivo. Guardate, si guardano i due, Gianni Bugno, qui devono rallentare e provare a scattare uno dopo l'altro. Ricordiamo che il primo gruppo, quello di Chiappucci, è a 2 minuti, quello di Berzin, Musso è a 3 minuti e 10. Bisogna rischiare veramente qualche cosa. Vediamo quello che accade. Attenzione amici sportivi, si è sfilato leggermente Jalabert, è in ultima posizione. Ricordo in questo gruppetto 3 italiani, Bartoli, Casagrande e Gianni Bugno, quindi Armstrong, l'ex campione del mondo, lo svizzero Gianetti e il super favorito Jalabert. Ponte Alberto I sulla Mosa, naturalmente ci avviciniamo sempre di più al traguardo, continuano a fare il gioco di Jalabert i 5 compagni di fuga. Ricordo, questi atleti hanno cadenzato il ritmo della Liegi-Bastogne-Liegi negli ultimi 60 km di corsa, tagliati fuori gli altri gruppetti che hanno tentato invano di inseguire il trappello dei fuggitivi con Bugno, Bartoli, Casagrande, Armstrong, Gianetti e Jalabert. Il primo, quello con il coraggioso Chiappucci, si trova a 2 minuti, quello con Pantani, Fondes, Bortolani, Remellini, il leader di Coppa, Musseu, a 3 minuti e 10. Vediamo se c'è qualcuno che prova a scattare, nulla, 5 secondi per noi. Iota Carina è tra le cose che restano. Vediamo se prova l'allungo qualche... Armstrong sulla destra, nulla da fare, Jalabert è andato a riprenderlo e mi sembra che la strada cominci un po' a salire. Sì, qui siamo nel pezzo che ti avevo spiegato prima, nella parte vecchia di Liegi, tra un po' comincerà qualche curva, qualche saliscendi, strada abbastanza tortuosa per poi arrivare agli ultimi 6 chilometri che sono non la salita in se stesso non è molto impegnativa, però l'abbiamo detto precedentemente, dopo 260 chilometri qualsiasi cavalcavia, qualsiasi difficoltà, asperità di fin da una montagna diventa impressionante. E vediamo un po' lo svolgimento di questi ultimi chilometri, meno di 10 chilometri alla conclusione, adesso Jalabert in testa, vedete, Jalabert si è sfilato, un atleta della Mercatone 1, Saeco, forse Casagrande, vediamo se almeno in questo finale provano a scattare Bugno, attenzione sta partendo Bugno, Jalabert si è girato dalla parte sbagliata, si aspettava forse lo scatto, adesso riprova, vediamo Gianni Bugno che tenta lo scatto, vediamo se riesce a guadagnare qualche metro, è già su di lui Jalabert, vedete con quanta facilità riesca ad andargli a riprendere. Però non dimentichiamo che ogni volta che va a riprendere un atleta spreca energie, devono ripartirgli uno però uno dopo l'altro e con attacchi un po' più consistenti rispetto agli scattini che abbiamo visto. Adesso è Armstrong che prova a ripartire, vediamo. Ma ecco. Ma sono troppo leggeri come attacchi. Sì, no, ma più che attacchi mi sembrano delle dimostrazioni o non so cosa, ecco. Certamente l'attacco va fatto, l'ho detto prima, bisogna partire da dietro, sfilarsi, partire, lanciarsi e prendere di sorpresa il tuo avversario, non gli puoi partire di fianco. Vedete che Jalabert adesso è sulla ruota di Bugno, evidentemente sa che Bugno è il corridore più temibile, forse quello con maggiore esperienza, ed evidentemente ha fatto la sua scelta, sta curando l'atleta che teme maggiormente in questo momento Jalabert. 7,9 km alla conclusione, vediamo se arriveremo allo sprint oppure qualcuno di questi atleti cercherà di sottrarsi a questa conclusione. Purtroppo la nostra postazione, la nostra che è una cabina chiusa, è messa in posizione terribile per poter valutare l'arrivo, siamo a circa una trentina di metri dallo striscione d'arrivo, non lo vediamo molto bene, cercheremo di mettere a frutto la nostra esperienza per riuscire a cogliere l'attimo della conclusione di questa prova. In ultima posizione vedete Casagrande con il numero di gara 81, di fronte a sé
Bartoli con il numero di gara 82. Sulla sinistra vedete Jalabert che ha preso come proprio obiettivo Bugno, di fianco a Jalabert c'è Armstrong, quindi Gianetti e l'ex campione del mondo Gianni Bugno in prima posizione. Beppe. Sì, sta marcando Gianni Bugno anche perché è il corridore che ha scattato più volte, due volte in questo finale, quindi teoricamente è quello più pericoloso. Mi sarei aspettato un qualcosa di più dai due corridori della Mercatone, quindi Casagrande e Bartoli, probabilmente stanno aspettando, e qui avanti ci saranno un paio di chilometri abbastanza impegnativi di salita, stanno aspettando questo tratto di strada per poter scattare, o probabilmente le energie non ci sono e si accontentano di un arrivo in volata. E ricordiamo che bisogna sempre fare i conti con le energie rimaste, come spesso Saronni ricorda, quasi 260 i chilometri nelle gambe di questi atleti, 12 cotte tra le più dure, e soprattutto una gara che mette veramente a durissima prova il motore umano. Ecco che la strada comincia a salire, questo è il punto dove l'anno scorso Tony Rominger ruppe il raggio della ruota posteriore, e davanti Armstrong davanti, Jalabert che lo tallona, Gianni Bugno sulla destra, poi Bartoli in seconda posizione, Casagrande e più indietro Gianetti. Vediamo se provano a scattare, soprattutto i due della Mercatone 1 Saeco. Davanti Bugno, mi sembra ancora, eccolo lì, attenzione Bartoli che prova a scattare, attenzione Jalabert lo va a riprendere, Bartoli che insiste, questo è uno scatto buono, vediamo un po', è partito decisissimo Bartoli, vediamo se riesce a rispondere Gianni Bugno, in netta difficoltà Armstrong, avete visto con quanta agilità sta andando via Jalabert, adesso ha risposto con grande facilità e questi due vanno. Beh, è scattato bene Bartoli, anche se doveva farlo secondo me più da dietro, però gli è andato subito a ruota in maniera incredibile Jalabert, che in questo momento ha preso l'iniziativa. Qui siamo sul tratto più duro di questa salita, che è di circa 2 chilometri. Vediamo se insiste e se vuole fare il vuoto qui o se vuole aspettare un attimo ancora. Bartoli ha dato il là a questa azione, Jalabert, avete visto, si è portato, è rientrato Bugno, è rientrato Gianni Bugno, quindi Jalabert, Bartoli e Bugno nel finale, prova a rientrare Gianetti, è rimasto un po' sulle ruote Armstrong e naturalmente Casagrande che non è riuscito a rispondere alla seconda progressione di Gianni Bugno. Vediamo se Bugno prova a ripartire, Beppe. Ma adesso staremo a vedere. È un po' duro, sì, però. È un po' troppo duro, adesso sta si scattando. Si prova, un rapporto durissimo ed è scattato davanti a Jalabert. Sempre buona norma, come ha fatto Bartoli in precedenza, a partire da dietro. Qui siamo su un tratto di favè, sta forzando Gianni Bugno, mentre vedete Casagrande e Armstrong che ormai non rientreranno più. E si volta Jalabert, sfila un po' Bugno, vediamo se ci prova un'altra volta. Bello questo finale, Jalabert sicuramente il più forte, il più temuto da questi atleti, hanno provato a scattare nel finale, però veramente tanto di cappello a questo Jalabert che ha dato la svolta della corsa sullo Stocco e adesso uno per volta sta andando ad inseguire tutti quanti. Beh, ma hai visto perché Armstrong e Casagrande non scattavano, perché non avevano energie, l'abbiamo capito adesso. Ma Bugno più che scattare. Guarda che ci riprova Bartoli. Sì, Bartoli ci sta riprovando, Bugno più che scappare e scattare, mi sembra che voglia tenere alta l'andatura per non far rientrare gli altri. Un buon piazzamento alla Liegi non è mai da buttare via. Senti, ma una vittoria, non vogliamo sperarla per Gianni Bugno, Beppe? Ma io dico tutto questo anche un po' per scaramanzia, attenzione, non è che non sia tifoso di Gianni Bugno, però le immagini parlano da sole. Vediamo, seguiamo assieme questo finale, hanno provato. Comunque direi positivo il fatto di come Bugno si sia riportato molto bene su Jalabert. E proprio nel momento in cui Bartoli proponeva lo scatto decisivo, Gianetti del team Polti ha saputo rientrare proprio alla ruota di Gianni Bugno, e qui siamo proprio agli ultimi chilometri di questa Liegi Basso Liegi. Bartoli davanti, Gianni Bugno in seconda posizione, vedete come Jalabert rimanga sempre alla ruota del Montese, sa che anche in volata è estremamente pericoloso, ma ricordiamoci anche un anno fa il Giro delle Fiandre davamo Bugno spacciato nei confronti di un uomo veloce come Musso e ci fece una sorpresa grandissima. Chi lo sa che dall'uovo di Pasqua Bugno o Bartoli non riescano a tirar fuori una bella sorpresa. È difficilissimo perché Jalabert ha già dimostrato di non temere nessuno agli arrivi allo sprint, ma sperare sicuramente non è vietato. Ah, sicuramente, ma lui, ecco Gianetti che parte. E parte Gianetti, Bartoli gli va dietro. Ma sai, è difficile che vada via, guarda com'è la freschezza di Bartoli, soprattutto, e anche di Jalabert. Bugno tiene anche bene. È difficile, hai visto come Jalabert si era messo subito a ruota di Bugno, sa che Bugno è un corridore in questi arrivi anche abbastanza veloce ed è costretto a partire lungo, quindi gli sta già a ruota e quindi ecco, diventerà un testa a testa importante, anche se Jalabert in volata lo sappiamo tutti che è un ottimo velocista. Sì, secondo te come? Guardate Gianetti che sta allungando, Gianetti allunga,
rimane fermo Bugno qui, Bugno 5 km dall'arrivo. Qui Bugno deve rischiare perché se riposa, deve lasciare a Jalabert il compito di rientrare. Attenzione, perché potrebbe veramente saltare fuori dall'uovo di Pasqua la sorpresa di questo svizzero, che sta sfruttando naturalmente la rivalità, la paura tra Jalabert e Bugno per andarsene. Attenzione, amici sportivi, sorpresa a questo punto. Vedete, Jalabert non sa cosa fare, dimostra di rimanere, di voler rimanere a ruota, e Bugno lo riporta sotto. Vediamo un po' cosa decidono di fare. Finale veramente a sorpresa con Gianetti. Vedete, guarda sotto il braccio sinistro per vedere quanto vantaggio ha accumulato. E Jalabert, Bugno, vediamo quanto ha accumulato. È andato via. Qui se non preso una decisione subito diventa pericoloso. Qui naturalmente, facendo leva sull'orgoglio degli italiani, Jalabert si mette dietro. E qui è Bugno che prova a rientrare. Beppe? Beh, è troppo pesante. Bugno mi sembra un rapporto eccessivamente durissimo e sta mantenendo alta l'andatura solo per non far prendere troppo spazio a Gianetti, ma a questo punto dovrebbe rischiare. È Jalabert che sta perdendo la corsa, è lui che deve provare a fare qualcosa. Io penso che in questo momento Jalabert stia controllando e se ha ancora riservato un po' di energie proverà ad andare via da solo. Seguiamoli, eccolo qua. Si sta verificando quello che diceva Sarolli. Jalabert ha aspettato e questa, se Bartoli riesce a stargli dietro, potrebbe essere una svolta. Deve rimanere lì Bartoli, deve lasciare il grosso del lavoro a Jalabert, semmai poi provare a ripartire. Avete visto, Bugno era troppo duro come rapporto, rientra poco alla volta, devono far lavorare Jalabert. Non ce la fa neanche Jalabert, sembrava così veramente in grandissime condizioni, così forte, eppure in questa situazione sta traendo grande vantaggio Gianetti, che tra il litigare, diciamo, dei corridori più forti fatto un tentativo veramente importante. Sta andando, e evidentemente era il corridore più sottovalutato da questi. Stanno rischiando molto gli italiani, stanno rischiando molto, e vedremo se due chilometri alla conclusione Gianetti continua a pedalare, cerca naturalmente di spingere sui pedali con quanta energia ha in corpo lo svizzero Gianetti, e adesso è Jalabert costretto a lavorare. Vediamo se Jalabert riesce a riportarsi sotto. Bugno a ruota, Bartoli dietro, Bugno da un cambio a Jalabert, forse sarebbe stato meglio rischiarla fino in fondo. Adesso Bugno da un cambio e rimane in ottima posizione Bartoli. 12 secondi però, è molto buono il vantaggio dello svizzero Gianetti in questa fase di gara. Tantissimi gli italiani sul percorso, Gianetti ancora un margine molto buono, appare un leggero sorriso sulla smorfia di fatica. Ripeto, sta veramente dando il tutto per tutto. Jalabert sa che in questo momento molto probabilmente sta perdendo la Liegi-Bastogne-Liegi. Bugno sempre durissimo il suo rapporto, e Bartoli alla ruota di Jalabert. Può succedere ancora di tutto. Sì, in questo finale è difficilissimo sapere cosa potrà succedere. Vedi che le energie sono rimaste poche per tutti. E certo, Jalabert mi sembrava molto più brillante in questa fase, anche lui sta soffrendo molto, sta lavorando leggermente meno in questo momento Bartoli, e probabilmente sa anche di essere abbastanza veloce e quindi risparmiando potrebbe anche ottenere un buon risultato. Però 15 Gianetti non lo prendono più. Tanti, 15 secondi sono tanti, e molto probabilmente quello scatto di Gianetti è arrivato al momento giusto. Continua a mulinare su un rapporto molto buono lo svizzero del team Polti. E qui tra poco ci sarà un pezzo di leggera discesa, e quindi tutto diventa più facile per l'elvetico del team Polti. Era sicuramente meno accreditato dai pronostici alla vigilia, e anche era meno accreditato di quel quartetto che era al comando. Gianetti ha sfruttato la grande rivalità tra gli uomini in fuga, è partito al momento giusto, e vediamo se Jalabert darà il tutto per tutto per riuscire a rientrare, anche se recuperare 15 secondi in 2 km diventa una cosa difficilissima. Ma se tutti e tre collaborano e quindi aumentano la velocità dandosi dei cambi regolari, tutto è possibile. E sta venendo quello. Però sai, 15 secondi a 2 km d'arrivo, anche meno, non sono, è un buon vantaggio, anche perché di grandi salita non ce n'è più. C'è tutto un falso piano della leggera discesa fino a 300 metri dall'arrivo. E vedete, anche da queste immagini stanno viaggiando alla stessa velocità. 25 secondi, ormai credo sia proprio fatta per Gianetti.
hanno esitato, come avevo detto l'Orange Labère ha fatto leva sull'orgoglio degli italiani, per qualche istante hanno tirato, poi hanno deciso di mettersi alla ruota del francese, molto probabilmente il francese, anche un po' fiaccato dai continui scatti a cui ha dovuto rispondere, non è stato più in grado poi di proporre, oppure chiedeva anche una collaborazione che poi non c'è stata. Gianetti bravissimo, sta continuando a mulinare molto bene verso l'arrivo e credo che a questo punto per lui le possibilità di vincere la Liegi-Bastogne sono, guardate, non lo vedono neanche più. Credo che Gianetti stia veramente vincendo la Liegi-Bastogne. 2 chilometri alla conclusione, adesso vedete è cambiato completamente lo schema tattico, tutti e tre si danno una mano per riportarsi sotto, ma guardate, Biagio, questo è il tratto di discesa a cui facevo riferimento in precedenza, ma Biagio hanno la stessa velocità e sarà durissimo andarlo a riprendere. Sì, anche perché adesso c'è una collaborazione, c'è un tentativo di andare a raggiungere il fuggitivo, però quando i corridori arrivano all'ultimo chilometro sanno di non poterlo più prendere, di non poterlo più raggiungere, e allora tutti risparmiano e cercano di far lavorare gli altri, proprio perché c'è in ballo questo secondo posto della Liegi, quindi tutti cercano di rimanere a ruota dell'altro. E poi diciamo che Jalabert con il secondo posto della Liegi si porterebbe da 50 a 85 punti, quindi con un Musseau fuori dalla zona punti potrebbe addirittura vestire la maglia di leader di Coppa del Mondo. Diciamo che Musseau è alle spalle del gruppettino con Chiappucci, in Boden e Sørensen. Se Musseau non prende 5 punti per Jalabert, c'è la maglia di leader di Coppa del Mondo, ma comunque c'è veramente l'amarezza sia per lui che per Bugno e Bartoli di un grande successo proprio sfumato a pochi chilometri dalla conclusione. Gianetti è stato molto bravo a sfruttare la rivalità tra questi campioni, partire al momento giusto, crederci, e io credo che quei 30-40 secondi di esitazione da parte di Jalabert e Gianni Bugno siano costati loro la vittoria. Ultimo chilometro adesso per Gianetti, seguiamolo assieme, ma 20 secondi non li recuperano più. Beh, non sono tanti, perché in questa corsa tutto può succedere. Guarda però come scatta Jalabert. Guarda, in questo momento avrà 12-13 secondi, non di più, però non penso che lo possano raggiungere. Gianetti è stato più svelto a sfruttare la situazione, quello che è riuscito negli ultimi chilometri a ragionare meglio. C'è un po' di vento qui nel finale, attenzione, sì. C'è un po' di vento. Vedi, la strada continua a tirare fino all'ultima curva che Gianetti affronterà svoltando a sinistra, un rettilineo di 300 metri sempre in leggera salita. E sai, anche questo arrivo è un arrivo pericoloso, sì. Seguiamoli insieme, Gianetti davanti, Bugno, Jalabert e Bartoli, 13 secondi ci dicono adesso per i tre corridori, svolta a sinistra e non lo prendono più. Lo vedono, guarda. Lo vedono, ma sarà difficilissimo veramente riprenderlo. Qui inizia per Gianetti questo rettilineo conclusivo e per lui è la vittoria più importante della carriera. Non ci credeva nessuno a un Gianetti vincitore della Liegi-Bastogne. Alle sue spalle non c'è ancora nessuno, svoltano adesso e Gianetti conquista il successo in questa quarta prova di Coppa del Mondo. Vediamo almeno lo sprint. Vediamo come sarebbe andata in caso di un arrivo in volata. Beh, comunque l'arrivo meritato di Gianetti, che ha saputo sfruttare benissimo questa situazione. E che soprattutto è rimasto con compagni di fuga più titolati di lui, li ha sorpresi, coglie questo successo importantissimo e seguiamo ora la volata. Bugno parte in testa. Sì, sempre lungo, Jalabert lo sa, e quando parte lungo così però anche è difficile saltarlo, anche se Jalabert è un ottimo velocista. Vediamo, e sai che non lo salta. Vedi. Bugno davanti, Bugno, Bartoli e Jalabert. Bugno, Bartoli e Jalabert. Quindi Gianetti che vince e Bugno che batte Jalabert allo sprint, e questo conferma che Bugno veramente, quando è in condizione allo sprint, non deve temere nessuno. Veramente un peccato per questa svolta, anche per, naturalmente per gli italiani, anche se dobbiamo rendere il giusto merito a Gianetti, corridore naturalmente non un grande campione, ma un corridore che ha saputo sorprendere, che ha saputo beffare i grandi campioni che in questo finale lo avevano un po' sottovalutato. No, certamente, quello che si diceva prima, vedi, una corsa così difficile, così dura e così lunga, tutto può succedere. Un corridore di grande esperienza, di grandi condizioni, che ha dimostrato a tutti di avere una condizione eccezionale come Jalabert, è arrivato qui e anche a lui sono mancate un po' di energie. Dobbiamo dire che la volata per il secondo posto probabilmente è diversa tra quella del primo, però ha dimostrato Bugno di comunque poter competere su questo arrivo anche a Jalabert. E soprattutto anche Jalabert ha dimostrato di non essere un superman inattaccabile. Avete visto a quanti scatti ha dovuto rispondere Bartoli, Armstrong, lo stesso Bugno, ecco che arriva a Casa Grande al quinto posto, e avete visto come in seguito a questi scatti
infatti nella volata finale, seppur con motivazioni diverse, come ricordava Beppe in precedenza, è stato battuto da Gianni Buglio. Quindi questo vuol dire che l'attaccante Jalabert va attaccato, non va portato al traguardo, e purtroppo però a volte rischiando, e può capitare che un Gianetti a pochi chilometri dall'arrivo pesti tutti e vada a conquistare la vittoria. Ma al posto di Gianetti poteva esserci anche un altro italiano, se ci fosse stato un leggero accordo tra di loro. E se gli italiani avessero sfruttato nel giusto modo, nel giusto momento, il tentativo di una fuga, senza togliere niente a Gianetti, che ha meritato, è stato il più svelto e più capace, poteva comunque esserci un italiano al primo posto proprio nel saper sfruttare questa circostanza. Ed è quello che dicevamo in precedenza, quando dicevamo di proporre attacchi, quelle 5 contro 1, che ha portato i suoi successi. I frutti migliori naturalmente li ha raccolti Gianetti. Gianetti, svizzero del team Polti, un team Polti che dobbiamo dirlo, avendo perso Bugno, il team Polti era proprio la squadra di Bugno lo scorso anno, team Polti ha perso Gianni Bugno, si trova per strada questo svizzero, questo Gianetti che conquista il successo alla Liegi-Bastogliese, ed è una vittoria per una squadra italiana che io penso in questo momento ne aveva particolarmente bisogno. Ancora italiani ai posti d'onore, mentre vediamo Armstrong che sta per arrivare sul traguardo al sesto posto, Bugno al secondo posto, Bartoli al terzo, eccolo qui Gianni Bugno, poi Jalabert in quarta posizione, Casagrande un altro italiano in quinta, poi Armstrong in sesta, e ora Bugno al microfono del collega francese. Chiedo alla regia istruzioni per quanto riguarda la chiusura di questo collegamento in diretta. Vi ricordo, lo svizzero Gianetti ha conquistato il successo nella Liegi Bastogne Liegi, eccolo qui Gianni Bugno, è in grande spolvero quest'oggi e è stato molto bravo a tenere il ritmo di Jalabert nel finale, ha anche giocato molto bene le sue carte. Peccato per noi italiani aver sottovalutato forse un po' Gianetti. C'era Crespi in cuffia, velocemente la battuta di Gianni Bugno nel finale. Sì, ha dichiarato che ha cercato di far lavorare Jalabert perché lo riteneva il più interessato per il successo, ha corso dei rischi perché in quella maniera poteva sperare di vincere, e purtroppo è andata male perché Gianetti ha fatto il raggiungimento. Bene amici sportivi, siamo in chiusura, vi ricordo Gianetti conquista il successo nella Liegi-Bastogliese, Bugno in seconda posizione, terzo Bartoli, quarto Jalabert, quinto Casagrande e sesto Armstrong. A tutti voi amici sportivi e appassionati di grande ciclismo è il più cordiale buon pomeriggio. Vediamo adesso dall'alto in Boden Sørensen e Chiappucci che sono sul rettilineo conclusivo. Io direi possiamo seguire la volata di Chiappucci e poi chiudere, se non ci sono particolari problemi, la nostra diretta. Vedete Sørensen in prima posizione adesso, questa è la volata, lo ricordo, per il settimo posto. Vedete in Boden sulla destra, adesso la regia intempestivamente ha staccato sul vincitore Gianetti, cerchiamo di sporgerci per vedere chi dei tre vincerà lo sprint per il settimo posto. Ricordiamo che è Chiappucci davanti a Sørensen e a Inboden. Chiappucci grande protagonista di giornata, quindi con Chiappucci al settimo posto chiudiamo questo nostro collegamento. Appuntamento amici sportivi a sabato prossimo alle 19.30 con Ciclissimo. Da Davide Zan e Beppe Saronni, il più cordiale buon pomeriggio.